Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati ad una nuova puntata di Super Goal. Ci ritroviamo, ebbene sì, con una nuova e convincente vittoria del nostro Napoli, che nel giorno dell'ultima partita al Maradona del capitano Insigne rifila 3 gol al Genoa, condannandolo di fatto alla retrocessione. Dunque medaglia di bronzo per gli azzurri, che così chiudono la stagione casalinga con una vittoria che purtroppo ai noi ha in sé ancora il sapore amaro del rimpianto. Però ieri è stata una bellissima giornata, è stata una giornata di festa per Insigne, insomma una giornata laddove i tifosi hanno omaggiato il capitano e hanno deciso comunque di lasciare un po' il loro dissapore a casa, appunto per celebrare, omaggiare, ma soprattutto per salutare un ragazzo che per 10 anni ha contribuito a far la storia del nostro Napoli. Dunque una giornata importante, una giornata di festa, un campione appunto Insigne, che comunque lascia il Maradona con la consapevolezza di aver fatto comunque tanto, di aver dato tantissimo. Noi di Insigne questa serata ne parleremo ampiamente, lo faremo con il nostro parterre, dunque il piacere di salutare loro, i nostri, i miei ospiti, partendo sempre da lui, dal nostro Fabiano Santacroce. Buonasera Fabiano, come stai? Ben trovato. Bene, bene. Bene, bene. Buonasera. Questa sera si parlerà tanto di Insigne, una bella giornata ieri, però fermiamoci qui, ti saluto solamente. Okay. Buonasera anche al nostro prof Gianluca Monti, buonasera, come stai? Tutto bene, buonasera a voi. Una giornata di festa quella di ieri che commenteremo, ti è piaciuta? Sì, no? Battuta flash? Assolutamente sì. Eh? Perfetto, allora questa sera Super Goal ampia la sua quota rosa perché vogliamo conoscere anche i pareri femminili di quella che è stata la giornata di ieri, ma soprattutto per dare poi una disamina di quello che è stato anche un po' il campionato, la stagione del Napoli. Quindi il ben trovata alla nostra prima quota rosa della serata, Enrica Covone. Ciao Enrica, ben trovata a Super Goal. Come stai? Stai bene? Tutto bene, grazie. È un piacere essere qui questa sera con voi. Perfetto, parleremo di Insigne, parleremo del Napoli, quindi conosceremo anche il tuo punto di vista. E insieme a te io do il ben trovata anche a Conny Agrillo, altra quota rosa. Questa sera di Super Goal. Buonasera, salve, è davvero un piacere essere qui. È un piacere, ecco, trovarti questa sera e naturalmente conosceremo anche più tardi il tuo parere. Ma c'è lui, lo conoscete puntualmente, un amico di Super Goal, il presidente della Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport, il prof. Franco Di Stasio. Buonasera Franco, buonasera, come stai? Sì, grazie per l'invito, sto sempre bene qui con voi, stasera un po' meglio. Un po' meglio, ti sei ripreso? Sì. È la quota rosa? Ma le quote rosa, il colore, anche questi colori. Il vestito tuo, le quote rosa, è tutto bello adesso. Ci fa piacere, c'è ancora un po' di amaro anche un po' nei tuoi occhi, però ti sei un po' ripreso, hai sì, trovato la tua analisi. Perché ho capito che non era una cosa troppo seria, tu hai detto che il Napoli medaglia di bronzo, ma medaglia di bronzo anche faccia di bronzo a chi ha organizzato ieri delle cose al San Paolo, carinissime per carità, ma quei fischi così, quei fischi sono stati veramente terribili. Tutto bello, grandi tifosi, stupendo, mi sono emozionato per Lorenzo che va via, ma lo diciamo fra pochissimo perché ci teniamo al tuo parere, alla tua analisi, quindi vorrei, ecco, che anche un po' il pubblico si interrogasse su quello che potrebbe essere il pensiero di Franco. Intanto salutiamo anche il giornalista di Nicura, Enzo Aiardi. Ciao, ben trovato Mario. Enzo, buonasera. Come va? Buonasera a tutti, io mi sento quota azzurra in questo momento, invece della quota rosa, vedi, faccio io la quota azzurra. Fai la quota azzurra. Allora, non siete di rimpettai questa volta, c'è qualcosa un po' che vi ostacola, però lo sguardo... Tutto, perché io sono l'unico a non avere una quota rosa vicino? Enzo 2, io 0, cioè io qua c'ho il vuoto e il dottor Di Stasio, ma... Cioè, ma allora, sei d'accordo? Perché è andato via Insigne, per questo è questa triste, capito? Sta cambiando argomento, sta cambiando discorso. Renato, Senso è d'accordo e anche di là mi dicono di essere d'accordo, per me potete anche fare scendere, cambiare il posto. No, bene, noi ormai ci siamo, grazie. No, sennò poi direi all for one anche stasera, poi spiego perché. Ok, lo spieghiamo proprio chi. Intanto, buonasera anche a Renato Cavallo. Ciao Renato, questa buonasera. Sera avremo modo anche di parlare di Insigne, chissà quali sarà il no, no, c'è Franco che vuole parlare di Insigne, facciamo parlare Franco di Insigne. Io parlo di Mertens, stasera parlo di Mertens. Di Mertens, la miss polemica però è ancora, c'è presente la tua miss polemica questa sera, anche perché i nostri tifosi ti seguiranno e molti di loro, oramai lo sappiamo, in realtà condividono il tuo pensiero, per cui noi aspettiamo... È un pensiero condiviso. È un pensiero condiviso, noi aspettiamo anche quelli relativi a questa sera, agli episodi accaduti ieri. Condividono quello di Enzo, quello è il problema. Ti preoccupa? Aspetta, che la pensi come me nell'80% dei casi, lascia stare. È quel 20% che bisogna...
lasciamo il dubbio del 20%. Intanto ancora altra quota rosa questa sera a Supergol per voi. Il piacere di presentarvi Chiara Cerni. Chiara, buonasera, è un piacere essere qui. Buonasera a tutti. Ciao Chiara, bentrovata. Fra poco parleremo anche con te di Insigne. Certo. Però velocemente, ti piace o non ti piace Insigne? Non andando certo. Proprio nel profondo, ecco, proprio nel dettaglio, basta su sì o no? Certo, essendo l'unico giocatore del Napoli, napoletano, è certo. La risposta è affermativa. Perfetto, ci fermiamo qua, poi conosceremo certo. Naturalmente più approfonditamente la tua valutazione, ma c'è anche il lato social è curato sempre da lui attraverso il quale voi potete poi rimandare dei messaggi WhatsApp e attraverso lui naturalmente porre delle domande al nostro meraviglioso parterre. Lo saluto, Gianluca Imparato. Buonasera Gianluca, come stai? Buonasera Mario, buonasera ai tuoi ospiti e bentornati all'interno dello spazio social news di Supergol. Io vi ricordo che potete interagire con noi attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram o più semplicemente potete scriverci su WhatsApp al 347 253 4335. Vi ricordo inoltre che potete chiamarci allo 081 728 1414 per prenotare il vostro intervento in trasmissione, perché più avanti avremo come sempre uno spazio interamente dedicato alle vostre voci. Quindi mi raccomando, chiamateci, scriveteci, perché Supergol come sempre è qui per voi. Prima di ridarti la linea, Mario, ti voglio riportare che la Juve è in vantaggio sulla Lazio grazie al gol di Dusan Vlahovic. A te. Grazie, naturalmente portaci in tempo reale gli aggiornamenti, noi naturalmente ti daremo la linea. Allora, siete d'accordo per vedere, ecco, l'analisi, prima di entrare nel merito proprio dell'analisi della partita che si è tenuta contro il Genoa, io direi di vedere il servizio post partita e poi entriamo qui in studio. Vediamolo insieme. Si chiude con un netto 3-0 la stagione casalinga degli azzurri, che conquistano la medaglia di bronzo di uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. Un ottimo modo per salutare il proprio capitano Lorenzo Insigne, che con 3 punti ed una prestazione super si congeda da uno stadio che ha sempre riempito con tante magie. La giornata di festa però non sembra iniziare nel migliore dei modi, dato che il Genoa, ricco di motivazioni e salvezza, spaventa più di una volta la porta difesa da Ospina. Terminata l'emozione della celebrazione del capitano, però gli azzurri attaccano la spina ed è subito una sinfonia perfetta. Ci pensa Victor Osimhen con uno stacco imperioso a sbloccare un match che regala anche la gioia personale al festeggiato di turno. La dea bendata permette infatti ad Insigne di redimere l'ennesimo errore dal dischetto e parte così la festa azzurra chiusa dall'assolo di Lobotka. Il Napoli saluta così Lorenzo ed i suoi tifosi, congedandosi da uno stadio dove probabilmente gli azzurri hanno purtroppo lasciato lo scudetto. Finisce così tra tanti rimpianti una lunga epoca calcistica, con la speranza che l'anno zero azzurro porti con sé anche un rimedio alla maledizione dello stadio Maradona. Ed eccoci con la sintesi post partita, andiamo subito da Fabiano. Ecco Fabiano, quella di ieri è stata una bellissima giornata, una giornata di festa per celebrare e per salutare il capitano Insigne, però è anche stato un momento per fare analisi, nel senso che una squadra che senza le pressioni si dimostra ancora una volta essere imbattibile. Sì, anche se la partita, diciamo, è il risultato un po' anche bugiardo sotto certi punti di vista. Il Napoli deve ancora crescere tanto, magari evitare tante ripartenze prese per nulla, ma gestibili sicuramente. Ma è una squadra che aveva un potenziale in campo rispetto a quello del Genoa completamente differente, quindi è giusto il risultato, è giusto che comunque abbiano continuato ad impegnarsi nonostante abbiano già raggiunto tutti i traguardi e dai, siamo già con la testa al futuro. Siamo con la testa al futuro, però ecco, Leo, anche il tuo commento, parleremo successivamente anche di Insigne, avremo un momento dedicato al capitano, però da campione, quale sei stato il protagonista, tu anche tu, legato alla maglia azzurra, ti hanno emozionato le lacrime di Insigne? È stata un'uscita degna da capitano? Sì, un'uscita degna da capitano, in questo bisognerà sicuramente ringraziare tutto lo stadio, tutti i tifosi che a prescindere da tutto sono accorsi numerosi per dare un ultimo saluto e è un peccato, diciamo, per me rimane comunque un peccato perché era un pezzo di Napoli che giocava nel Napoli. Esatto, è un degno arrivederci da parte dei tifosi?
Arrivederci, la vedo dura. La vedi molto dura. La fine di un'epoca, per appunto titola la nostra redazione, ed è quello che in realtà volevo chiedere anche a Profumonti, perché effettivamente la sensazione è proprio questa, che con l'addio di Insigne in realtà si dica addio ad una era calcistica, ad un'epoca calcistica. Allora, bello, perché comunque Insigne ha segnato un'epoca di questa squadra ed è bello che l'abbia fatto un ragazzo napoletano che poi è diventato anche il numero 10 della nazionale. Vero in parte se stiamo a sentire quello che ha detto ieri Luciano Spalletti, perché anche su esplicita domanda del sottoscritto, secondo me giustamente Spalletti ha detto: io mi auguro che alla fine vada via solo Insigne. Cioè, nell'ambito della rivoluzione di cui tanto abbiamo parlato anche noi, perché secondo me è anche quella che in qualche modo Aurelio De Laurentiis auspica, con una riduzione forte del monte ingaggi e quindi anche con qualche partenza, di contro l'allenatore, perché giustamente, come dice Fabiano, dobbiamo già guardare al futuro, si augura e auspica invece che magari quello di Insigne sia l'unico addio. È su queste basi che bisogna ripartire, cioè esatto, rifondare e capire, trovare poi una sintesi tra le due posizioni. Trovare la sintesi tra le due posizioni, poi magari proviamo a trovarla noi fra pochissimo, però la domanda diventa quasi d'obbligo, sebbene lo ricordo, fra poco dedicheremo uno spazio ad Insigne. Ma a te la celebrazione di ieri ti è piaciuta, quella dedicata ad Insigne? Io sono essenzialmente per le cose semplici. Tutto sommato ieri la cosa più semplice è stata vedere gli occhi emozionati di Insigne e quelli emozionati di tanti tifosi. Poi credo poco alle celebrazioni, credo all'empatia, e ieri di empatia ce n'è stata tanta tra Insigne e il suo pubblico. È vero, quello che in realtà poi ha emozionato anche tutti coloro che erano a casa, anche me personalmente. Ti ha emozionato, Enrico? Enrica, veniamo anche, sì, da anche te. Perché, come ha detto anche Chiara, essendo l'unico napoletano, comunque ha segnato un decennio abbastanza importante. Poi devo dire che il Napoli in questo decennio è anche cresciuto abbastanza come squadra, quindi sì. Ti ha emozionato, Franco? Allora, quella di ieri appunto è stata una giornata importante, da romantico quale sei, no? Diciamo spesso che tu sei romantico e ti chiedo se effettivamente ti è piaciuta. Perché non lo dici di Fabiano che è romantico? No, perché Fabiano proprio di romantico ha poco o nulla. Sei romantico? Sei mai venuto qui a Supergol con una rosa? O per me o per le quote rosa? Sono romanticissimo. Davvero? Spregevole. E allora in questo momento declamami una poesia. Se non in questo istante, almeno l'aspetta al momento del suo percorso. Mi illumino di mezzo. Ah, perfetto. Stai stato bravissimo. E questa volta bisogna dirlo, Franco, senza suggerimento alcuno. Sì, solamente meglio che non la recita tutta, perché credo che ci sia qualche lacuna. Comunque va bene. Facciamo finta che ce l'ha detta tutta. Intanto, ecco, a proposito di romanticismo, noi abbiamo, ci accontentiamo, perché comunque, come diciamo spesso, le volte viene premiata la volontà, no? Io sono veramente un uomo di sport. Io ve l'ho già detto, io da piccolo volevo fare il medico e ho sempre amato lo sport. E per una serie di fortune che forse non merito, sono diventato un medico impegnato nello sport. Quindi sono veramente grato allo sport e mi sento in debito verso questo mondo che mi ha dato tutto. E allora io sono come Gianluca, sono un uomo semplice. Lo sport è tutt'altro che un prodotto preconfezionato, tra l'altro male, perché lo sport c'ha dei sentimenti che non è come una ricetta importante con del pesce freschissimo o ingredienti buonissimi. Più cose ci metti, peggio viene. Bisogna lasciar scorrere lo sport. Invece ieri ho avuto la sensazione che parlassimo o vedessimo il wrestling, che di sport non c'ha nulla, perché è tutto preconfezionato. A me questo fatto del preconfezionato, ma giuro che mi sono emozionato. Io voglio un gran bene a Lorenzo. La cosa bella però è proprio quella che lo sport ieri è riuscito ad andare anche oltre una celebrazione che ciascuno ha visto a modo suo, Pacchiana, ma che fondamentalmente lascia il tempo che trova rispetto a quel giro di campo, a lui che guardava la gente, alla gente che guardava lui. Cioè, per me dico la verità, bastava anche soltanto quello. Perché è ancora finalmente osmotico il rapporto tra la gente e i protagonisti. Cioè, Fabiano che l'ha vissuto dall'altro lato, credo che non so quanti di noi hanno avuto la fortuna di scendere sul prato del San Paolo con tanta gente sugli spalti. Cioè, per noi che non siamo abituati e che non siamo protagonisti, è stato uno, per me è stata una delle emozioni più forti della mia vita dopo il giorno della celebrazione del Napoli in Serie A.
Fabiano che lo ha vissuto da dentro, cioè basta quello, non so come dire, è talmente forte. Sì, sì, non serve, diciamo, nessun effetto cinematografico. Quindi neanche un trofeo bello, no, tipo quello di ieri, no, regalato. No, ma ieri serviva solamente Insigne e basta. Sono d'accordo. Io sono veramente commosso davanti al pubblico che salutava questo ragazzo al quale noi siamo tutti affezionati. Il resto mi sembrava una costruzione barocca. Secondi. Anche se si è trattato di due lettere scritte da delle eccellenze napoletane, in primis Maurizio De Giovanni, ma anche la prima scritta e letta da Alessandro Siani, sinceramente non è per loro, perché per carità io non avrei mai saputo scrivere niente di meglio, ma non c'era proprio bisogno, cioè bastava il giro di campo, veramente, bastava quello. Il giro di campo è arrivato, bastava tutto quello che è stato preparato e organizzato non è arrivato. No, capisco anche quello che ha letto Lorenzo, perché magari lui voleva poi giustamente ringraziare. Io è proprio quello che non capisco, perché sottostare a quel circo, a quello show? Te ne vuoi andare con dignità? Fatti il giro di campo, fermati sotto la curva, arrivederci. Tanto sono sei mesi che non sei più un giocatore del Napoli. Sì, sapete come la metti? Se lui volesse dire qualcosa, è come il discorso che hai detto tu, e se io sono d'accordo la settimana scorsa nei ringraziamenti. Allora, la settimana scorsa tu hai detto una cosa: Ancelotti non doveva abbassarsi a fare quello che ha fatto, soprattutto mediaticamente, con il periodo del Napoli. Ecco, quello che hai detto tu, mettilo a Insigne ieri a San Paolo. Cioè, non penso che lo sapesse. Questa è tutta roba che dai, leggere organizza una cosa che non è tua e che quindi non c'è spontaneità. No, quello che ha letto lui è suo, sì. Quello che ha letto lui è... Io ho letto anche parte con le parole e quindi leggo. Sì, sì. No, ma io credo che sia onesto. Io sono certo che è suo, perché non ha proprio nominato De Laurentiis. Esatto, ha detto la società. È certamente suo, ha detto la società una volta. Quindi è suo. Voi sapete che mi diverto a leggere dentro. Sì, proprio io con te voglio leggere dentro. Però poi sei venuto mano a mano con lui, col presidente in campo, no? Voleva far vedere la strada. E sei venuto mano a mano, con le mani strette. Cioè, mi è sembrata proprio una scena. Guarda, sta l'uscita, vai, ipocrisia, guarda. Ipocrisia. Quella scena del mano a mano anche a me sono sincero. Dai, ragazzi, ma pure la cassa solo che quella fa uscire i fischi per coprire le contestazioni, i fotoreporter che non sono stati... non gli è stato consentito di lavorare. Stiamo sul vedendo prato, intanto sul porto le immagini. È stata proprio la fiera degli orrori. Quello che volevo analizzare, dice Franco, è stata una cafonata, magari, ecco, vorremmo conoscere per fra pochissimo anche il vostro parere. Ecco, tanta emozione ieri, la stiamo commentando con voi testualmente, però ho notato che è bello, insomma, la squadra nel giro di campo al seguito di Insigne, ma Spalletti distante. Come interpretare, ecco, questo aspetto? Ma sai, che segnale? È un personaggio che è difficile da interpretare, perché quello che a volte a noi sembra normale per lui non lo è. Io, per esempio, alla domanda di Gianluca che gli ha fatto nella conferenza stampa, lui ha risposto bene. E ha risposto come avrebbe dovuto rispondere qualche giorno prima. È stato anche non furbo, perché avesse risposto così qualche giorno prima si sarebbe tirato addosso l'amore di tutti i tifosi, che invece sono sentiti un po'... Però ieri ha recuperato. Secondo me nello sport ci vuole il senso del recupero. Anche una sconfitta, anche un comportamento sbagliato, un rigore sbagliato, c'è sempre la possibilità di riprenderti. Nella vita non sempre è così. Lo sport invece ti dà questa possibilità. E io vedo che Spalletti ieri ha avuto la possibilità di riprendersi e io gli do un'apertura di credito. Voi sapete che per me credo che sia il miglior tecnico italiano e mi auguro che resti a Napoli. E non voglio neanche cambiarlo, perché quello è così. Io nella mia esperienza di medico ho capito che come nasciamo, più o meno così ci evolviamo. È difficile che tu possa cambiare carattere. Allora Spalletti non sarà mai Carlo Ancelotti o non sarà mai Mourinho. È Spalletti. E noi, a me piace così, Spalletti. Poi c'è tutto il contorno nel quale praticamente... c'ho veramente qualche perplessità, perché mi è sembrato un inquinamento di una cosa così semplice e naturale che non ne valeva la pena. Chiaro, chiaro. È la stessa percezione che ha avuto Conny, quella della celebrazione di ieri, cioè un momento che ti ha colpito maggiormente? Beh, diciamo che questa per me è un tasto dolente, perché Insigne è il mio calciatore preferito, quindi vederlo andare via è stato toccante in primis e poi mi è arrivata questa emozione, quindi io sì, l'ho avvertita, mi è piaciuta molto.
Secondo voi, ecco, questa emozione che un po' ha riguardato per l'appunto anche tutti i tifosi, Renato, ecco, tu hai già un po' commentato e dato il tuo punto di vista, ma questo che abbiamo trovato ieri, ecco, la squadra che abbiamo trovato ieri sarà quella che appunto porrà le basi, le fondamenta per il prossimo... Secondo me no. Per la prossima stagione di campionato. Cioè, Aliello, a parte Insigne, secondo me, da quello che leggo, da quello che mi dicono, qualche altro se ne va, no? Ci sono dei giocatori che hanno un mercato. Bisogna ancora valutare. E che stanno aspetto. In scadenza, quindi. Quali saranno le decisioni? Ieri Spalletti, per quello, secondo me, Franco, da attento osservatore, faceva notare come magari lo Spalletti di ieri è stato anche diverso dal penultimo Spalletti. Il Napoli ha bisogno di ripartire anche da alcune certezze. Sicuramente. Ospina in primis. Ma voi pensate che dopo ieri avete avuto risposte alle certezze della squadra l'anno prossimo? Io tutto ho visto tranne che. Certezze dell'anno prossimo, per l'anno prossimo. Anzi, ti dirò, dopo quello che ho visto ieri, mi sto molto preoccupando, perché ho visto parecchio fumo negli occhi dei tifosi ieri, parecchio fumo negli occhi. Però poi bisogna dire, la posizione, ragazzi, sua quantomeno ieri l'ha presa. Cioè... Quello che voglio dire ai tifosi, guardate che se i presupposti sono quelli visti ieri e nell'ultima uscita che c'è stata la settimana scorsa, che pure abbiamo commentato alla sala giunta di Palazzo Salala, la vicenda che è successa con i giornalisti tenuti fuori la sala dove c'era la conferenza per l'impronta di Maradona. Ieri non hanno fatto lavorare i fotoreporter allo stadio. Io non so l'anno prossimo quale sarà, cosa uscirà poi dal punto di vista veicolato dall'informazione da Castelvolturno, cioè. Poi alla fine si dà sempre la colpa ai giornalisti della narrazione che ne viene, del racconto che si fa. Però io vorrei dire soltanto ai tifosi, guardate bene quello che è successo ieri. Per la seconda volta non si è fatto lavorare chi poi viene sempre incolpato. E poi c'è stata una cosa, la cosa della cassa che fa partire i fischi per coprire la contestazione e le curve. Credo che sia una vergogna nazionale. Poi... Ditemi voi, voglio sapere anche l'opinione di Enzo. Agliari, esatto, diciamo. Enzo. Allora, due considerazioni. La prima, provo a essere più romantico di Franco. Io ieri mi sono emozionato quando contemporaneamente alla festa per Insigne, dall'altro lato c'erano sotto la tribuna dove c'erano i tifosi del Genoa, la squadra del Genoa immobile, ferma davanti ai tifosi, era quasi matematica retrocessione, e tantissimi tifosi del Napoli, mentre applaudivano Insigne, applaudivano anche loro, e Insigne è stato applaudito da loro quando sono tornati. Questo è un momento di calcio che non siamo più abituati a vedere, e strideva con tutto, due tifoserie che erano gemellate, erano gemellate, si sono pensate proprio, e quindi cosa che fino anni fa si facevano striscioni, messaggi, quindi, di solidarietà, ieri non si sono proprio pensati, quindi... però c'è stato quel momento invece di applausi incrociati, e secondo me se tu c'hai un gemellaggio lo rompi e ritorni a degli applausi incrociati è ancora più bella. Ma quello era sport. Numero sport, due, questo strideva con questo festival del cinema e dell'ipocrisia che c'è stato nella stretta di mano, nell'andare tutti e due vicini Insigne e De Laurentiis, ma anche al positivo festival del cinema che c'è stato nella ripetizione del rigore. Sembrava quasi fatta apposta, io perché dicevo prima All for One, questa volta diciamo del Napoli, non solo far segnare Insigne, addirittura ripetere un rigore. Io non lo so se in altre condizioni quel rigore sarebbe stato fatto ripetere. Sì. Però... chiediamo la presa proprio di Lorenzo, stavo riguardando adesso, che comunque era entrato prima. Quindi mi è sembrato un po' come quando Higuain segnò qualcosa di costruito, come partita il 35esimo gol, no? Per battere il record, la rovesciata. Allo stesso modo anche ieri c'è stato questo. No, vabbè. No, no, per la difficoltà della cosa, però dico. C'era un qualche cosa, c'era una magia nell'aria, esatto, anche se i gol del PP erano 36, se no se ne togliamo, se ne togliamo uno si arrabbia. A me è rimasto un po' qualche cosa, sai, del senza colore eccetera, così. Però voglio dire, quello che poi è successo dopo è stato per me il momento più emozionante, con i tifosi del Genoa che hanno comunque incitato la squadra, cioè è stato un bel momento di calcio. Non so perché lo hai guardato male, però anche io continuo a guardare male. Continua a guardare male. Perché si parla di sono anche non è romantica, esatto, mi è anticipata. Qualsiasi cosa che faccio. C'ho mezza famiglia che di Genova è genovana. Non sei contento? Se non sono, anzi, sono proprio non contento perché alcuni dei migliori amici che fanno Genova, li saluto anche.
trasporto. Mi sembra strano che fai notare questa cosa, perché però io ho visto proprio poco trasporto rispetto al passato. Ieri era proprio vero, sì, ma non come il passato, sì, ma il passato è finto. Quando c'è il gemellaggio, a Genova ci hanno detto siete come la Juve, mo adesso siamo che significa? Però ieri c'è stato l'applauso, non è che voglio no, sei sempre te. Noi abbiamo applaudito, loro hanno applaudito Insigne, forse perciò ti stanno antipatici perché hanno applaudito Insigne. Io dico che tu hai ragione, probabile che pecchi di mancanza di romanticismo. Ieri è stata una bellissima pagina dello sport proprio per questo, perché la contemporaneità del momento. Se noi avessimo fatto il biscottone con il Genoa, noi avremmo creato in Campania uno di quei dissesti. Ma queste cose non le facciamo. Noi queste cose non le facciamo, siamo puliti. Il Genoa ha accettato con grande stile, devo dire la verità, in campo è stata una cosa. Anche il presidente. Tieni conto che loro vengono da un'era Preziosi. Per i tifosi genuani veri, qualsiasi cosa è meglio di Preziosi. Certo, certo. E quindi per loro anche la Serie B, basta che non ci sta Preziosi. Certo. In ogni caso quello che è ufficiale è, non cambia per che questa... odia Insigne. Cosa? Che... l'ha detto lui? L'ha detto lui, non l'ho detto io, Renato. Però la percezione più o meno è quella. Però sì, puoi correggerla, se ti va, puoi correggerla. No, Fabiano. Intanto, quello che dobbiamo dire ufficiale è il terzo posto, no? E che la nota positiva sicuramente che va a dimostrare quanto sia valida e la qualità della rosa, una rosa lunga che sicuramente potrà fare la differenza prossima stagione in Champions. Quindi c'è questo aspetto su cui ecco bisogna lavorare. Io credo che il nuovo acquisto è Cravaschilia, si dice così? Cravaschilia. Questo rimarrà fino a settembre, secondo me. No. No. Diciamo il georgiano, dai. Ragazzi, no, questo faccio parlare Gianluca, che sicuramente c'ha più un'opinione più solida della mia sull'argomento calciomercato. Però farà una buona squadra ugualmente. Anche secondo me. Farà una buona squadra ugualmente. Certo, siamo in Champions, non farà una buona squadra. No, il problema è che non sai se fanno un tipo di squadra che ti può permettere di puntare al titolo, perché l'anno prossimo sia il Milan che l'Inter che la Juve andranno ancora sopra. E oddio, l'Inter so che uno tra Perisic e Lautaro se lo toglie. Sì, ma sono comunque forti, cioè, l'obiettivo loro lo vedi già dal mercato, quindi sicuramente quello che dispiace qui è che anche con questo mercato, anche con questi giocatori, quest'anno te la potevi giocare. Però l'anno prossimo in questo studio difficile. Si è sostenuta la tesi che se non si vince, se non si fosse vinto quest'anno non l'avremmo vinto più, o sbaglio? Diventa più perché dura. Questo era l'anno buono. Ma infatti sarà più difficile. Diventa sarà più ancora dura. Più difficile il prossimo anno. Chiara, sì. L'addio di Insigne ti è piaciuto? Cosa? Con tantissimo dispiacere ti devo dire che ieri ero in viaggio di ritorno da una settimana di lavoro, quindi non ho potuto vedere la partita come avrei voluto. E mi sta piangendo il cuore perché sento questa emozione per l'addio di Insigne che non ho potuto vivere. L'abbiamo l'hai anche vissuto da dove stai? Mica devi discuterlo per forza. Enzo, per esempio, non stava allo stadio eppure ha vissuto. Invece, ma ti è dispiaciuto? Chiara, ti dispiace che Insigne. Hai vissuto con pathos. Stavo insieme a degli amici belgi napoletani di Mertens. Renato stava nella curva di Genova. Ciro Romeo, Enzo Ciro Romeo show. Vedi, tu non sei. Stava col vincitore del Giro d'Italia. Ti dispiace, Chiara, che Insigne vada via? Tantissimo, tantissimo, perché comunque continuo a ripetere, è l'unico napoletano del Napoli. C'è proprio questo, ecco, questo aspetto, no, Gianluca, fatto che sia napoletano e che questa maglia, no, a cui molti sono legati e abbiamo la testimonianza proprio dimostrativa di Fabiano, possa appunto lasciarci e per andare altrove, diciamo, Renato, però effettivamente... Da gennaio che non è più un giocatore, lo sapevate da gennaio, dovevate soffrire, da gennaio non vi siete preparati. Non sarà più, non che non è da gennaio. È da gennaio che non è più un giocatore del Napoli, non ti sei preparata a questo momento? Dobbiamo già, ecco, però in realtà poi il momento, quello più decisivo, e adesso è partito da ieri poi. E sta ancora a Napoli, c'è ancora una partita di non è partita. C'è ancora una partita, dobbiamo giocare con lo Spezia. Ecco, l'unicità sconsiste. Ma è partita in casa. E vabbè, in parte lo vedevi. Ma tu non sei romantico. È vero quello che dice Chiara. Non è romantico, l'unico non essere romantico questa sera. Ma scudetto ha potuto assaporare, cioè che...
Comprendi, non era nata per questione. La conclusione, l'amarezza consiste, presumo, anche nel fatto che per l'appunto da napoletano, quale era Insigne, capitano napoletano legato alla maglia azzurra, è un elemento, è un unicum che sicuramente probabilmente non si ripeterà facilmente di qui a breve. Rappresentativo è una cosa che sicuramente dispiace. Oggi intervenendo in una televisione mi chiedevano appunto Antonio Giuliano, Bruscolotti, poi si è arrivati a Fabio Cannavaro, a Ciro Ferrara e si è, tra virgolette, finiti con Insigne. Tra questi per me c'è stato per esempio anche Paolo Cannavaro, no? Che è stato uno splendido capitano napoletano del Napoli, dal mio punto di vista addirittura il più bello, perché ha incarnato in qualche modo la napoletanità con il sorriso, che non è sempre facile. Spiace perché vuol dire anche che il Napoli ha costruito abbastanza poco, purtroppo quest'anno e anche negli anni scorsi a livello di settore giovanile. Io personalmente sono uno di quelli che si augura che possa tornare a giocare nel Napoli Gianluca Gaetano, perché comunque un altro ragazzo di questa città che ha fatto anche molto bene quest'anno a Cremona, che magari nel livello alto che ha il Napoli può comunque far parte del gruppo, sarebbe un bel seme da piantare. Guardando indietro, vale a dire al settore giovanile, Fabiano lo segue tanto, Napoli rischia nuovamente di retrocedere dalla primavera 1 alla primavera 2. L'anno scorso ha vinto il campionato di primavera 2 perché sono cambiati i regolamenti in corsa, ha vinto il playoff ai rigori con il Parma. Fa tanta tanta fatica Napoli. È proprio questa ad anche la consapevolezza che stiamo acquisendo. Un budget No. Allora sia chiaro, se no non è colpa di chi ci lavora, perché anzi chi ci lavora fa i miracoli nel tentativo di riuscire comunque a tirar fuori qualche gioiellino. Però il Napoli è anche di livello molto alto, non è facile avere calciatori. Io capisco la posizione di Renato, l'ho capita per tutto l'anno e secondo me lui ha detto tante cose giuste sulla vicenda Insigne, soprattutto dal punto di vista mediatico. Soprattutto dal punto di vista mediatico. Però il problema è che per chi sente come Franco questo senso di appartenenza, non vedere calciatori del Napoli, protagonisti del Napoli, ragazzi, napoletani, non è una bella cosa e non sarà sempre più difficile averne, perché finché non si investe a livello di settore giovanile e finché il livello del Napoli poi è così alto, riuscire a tirar fuori un gioiellino come Insigne, investendo poco, 1500 euro famosi di Peppe Santoro alla scuola calcio di Lorenzo. Napoli. Non so quanti altri Insigne avremo, questo era il senso di quello che volevo dire. Il problema è quello, è che è bello avere in squadra qualcuno che sa che realmente ama la maglia, realmente ama la città e che non lo fa solamente tanto bene. Dico anche una cosa tra virgolette personale, no? Retrocesso il Napoli femminile sabato, con tutto il rispetto che io posso avere per tutte le nostre calciatrici, quella che piangeva, ma piangeva, era Paola Di Marino. Perché è napoletana di Procida e perché sono 13 anni che giocano con questa squadra. Nelle cose belle e nelle cose meno belle, io credo che il senso di appartenenza è una cosa che conta, che senti. Io credo che Napoli sia un assunto unica in tutte le sue cose, anche nel calcio. Chi indossa la maglia azzurra c'è fortissimo legame con la città. Napoli e il Napoli sono inscindibili, per questo io vorrei che nel Napoli ci fosse sempre almeno un napoletano. Perché è l'unica squadra al mondo che necessita di un elemento napoletano nella rosa, perché è un legame fortissimo, è come se fosse una sinapsi con il napoletano con tutta... A Napoli conta più di un torinese a Torino o di un'altra città Ma anche perché questa è l'unica città che non c'ha, grande città che non c'ha due squadre. Qua non abbiamo bisogno di due squadre, ce ne abbiamo una e ci avanza perché siamo tutti innamorati di questa squadra. Avere un nuovo Insigne è un po' un altro modo di rischiare come per lo scalino dal secondo al primo posto. Tu devi investire nel giovanile senza avere una certezza, quindi è chiaro che non l'avrai mai questa... Io ho conosciuto quasi tutti i giocatori che sono passati da Napoli, ma sono grande amico di Paolo Cannavaro. Paolo Cannavaro per me è un fratellino più piccolo, è un figlio, non lo so, siamo legati veramente tanto. E io ho visto piangere Paolo per questa squadra, perché Paolo Cannavaro, e Fabiano lo sa, Paolo Cannavaro è uno che è napoletano dentro, è uno scoglio di Mergellina. Piangere nel buono e piangere nel cattivo, perché Paolo è uno di quelli, a proposito di cose sentite, Paolo quando il Napoli di Donadoni ha fatto tanta fatica nella parte finale della prima stagione di Donadoni, le 11 partite finali, Paolo, contestatissimo dalla gente, ha scritto una lettera sua personale alla gente all'ultima di campionato di quella partita, era un Napoli-Torino,
per dire: sentite, io sono napoletano come voi, soffro come voi, mi sento il primo colpevole. Cioè, Paolo è stato un grandissimo capitano del Napoli e un uomo eccezionale. Con tutti i suoi limiti caratteriali esteriori, Lorenzo è stato un buonissimo capitano a modo suo. Lorenzo è un ragazzo fantastico, un ragazzo timido, mi fa una grande tenerezza perché lo vedo sempre, ecco, forse perché sono vecchio, lo vedo sempre come un figlio di questa città. Un figlio di questa città è che lui guadagni tanti soldi, sono felice perché viene da una situazione disagiata, ce l'ha fatta. Tra poco, ecco, tra poco abbiamo la pubblicità, dedichiamo proprio un momento ad Insigne, quindi faremo l'analisi, sì, ecco, proprio vedo tu, perché ecco, c'è, di Renato, esatto, sarà, magari sentiamo anche l'alterco di secondo, Renato, sì. Qua nello studio abbiamo un vero napoletano che non è nato a Napoli e che fa buona Santa Cruce. Esatto. Lui è un grande napoletano. Soprattutto il momento... fatto che non è nato a Napoli da qualche tempo, non sono neanche così convinto. Io sono convinto che è nato a Napoli. Anche perché spesso dice: non c'ero. No, no, ma secondo me la prossima domanda del Super Gol, quando gli chiedevete dove sei nato, dice Napoli. Napoli. Intanto c'è Gianluca, hai imparato, ecco, con gli aggiornamenti dal mondo del calcio, ma anche probabilmente qualche domanda, la vostra, per il nostro parterre. A te, Gianluca. Sì, Mario, perché poco fa ha raddoppiato la Juve con il gol di Alvaro Morata e poi ti volevo riportare qualche messaggio che ci è arrivato da casa. E partiamo con quello molto simpatico di Alfonso da Palma Campania, che scrive: però Insigne un regalo poteva farcelo, poteva portare il presidente con sé in Canada, venderlo rigorosamente con plusvalenza e lasciare tutti i diritti d'immagine ai tifosi. E poi ancora il messaggio di Giuseppe, che scrive: non mi perdo mai una puntata, ma con le quote rosa di oggi vi guardo ancora più volentieri. Complimenti alla conduttrice, sul nazionale non ce ne sono di così brave. Ma grazie, grazie del complimento, non è scontato, non è banale, quindi lo apprezzo tantissimo, grazie davvero. Insomma, c'è l'analisi però ancora dei singoli e quindi io direi, se siete d'accordo, di verificare qual è la pagellina, così diciamo, chi sono stati i migliori, chi i peggiori in campo, attraverso proprio il servizio di Gianluca hai imparato, dei super top e super flop, e poi torniamo qui in studio per commentare. Inventa, dribbla e soprattutto ara la fascia anche nell'ultima partita davanti ai propri tifosi. L'ultima gara di Insigne al Maradona è stata la definitiva consacrazione di un calciatore sempre disponibile a tendere una mano ai propri compagni. Un'ultima prestazione davvero capitano, ma soprattutto il miglior modo per congedarsi da uno stadio che non sempre l'ha amato. Sontuoso è stato anche Anguissa, protagonista di un match a dir poco perfetto, uno di quelli che l'anno prossimo dovranno confermare di essere punti cruciali nella nuova armata Scudetto. Conferme arrivano anche dai Batman e Robin azzurri, Ciro e Victor, la coppia che funziona e che manda segnali importanti soprattutto in vista del prossimo anno. Il dubbio è se questi segnali saranno captati dal comandante della nave azzurra. Allora, super top e super flop, punto di riferimento, cominciamo, è stato fra i super top anche Anguissa. Io direi, appunto, di mostrare i numeri in grafica, ma soprattutto è un elemento centrale e determinante per la prossima stagione di campionato. Anguissa, Fabiano, per te? Assolutamente sì. No, ecco i numeri in grafica. L'uomo in più che abbiamo perso per un periodo, sia per la Coppa d'Africa che per il rientro, diciamo, ai ritmi suoi, che ci ha messo un po' di tempo a rientrare, però serve tantissimo, da una fisicità, una qualità anche al centrocampo. Ma potrà fare uno step ulteriore per il prossimo anno? Ha ancora tante potenzialità da poter esprimere, Anguissa? Dipende da chi gli affiancheranno. Quindi... questa è una bella domanda, dipende da chi gli affiancheranno. Vabbè, perché ieri Spalletti è stato chiaro, cioè, a parte Anguissa, il primo giocatore del Napoli andrà a riscattare, perché 15 milioni di euro è un grande affare per un giocatore che nel calcio italiano ha subito fatto vedere di avere impatto. E quello che ha detto ieri Spalletti è proprio che al Napoli serve ancora più impatto fisico, cioè la Champions è un altro sport, e da questo punto di vista il Napoli è una squadra effettivamente abbastanza leggera, tolti Koulibaly. No, proprio fisicamente, tolti Koulibaly, Anguissa, ovviamente Rachmani, però non hai questa grande struttura, questo grande impatto. Osimhen ce l'ha lì davanti con caratteristiche sue. Secondo me il Napoli, se dà via Fabian Ruiz, va a prendere un centrocampista di struttura, perché c'è Lobotka, ok, e sta benissimo anche proprio il giocatore tecnico in mezzo a quelli che hanno più struttura, però quando le squadre, ieri diceva Spalletti, ti giocano addosso ed in Europa lo fanno tutti, secondo me non dico che ha bisogno di un altro Anguissa, sicuramente ha bisogno di un giocatore con più passo magari, però che abbia quelle caratteristiche, cioè quando viene fatto il nome di Barak è perché Barak ha proprio quella struttura fisica
che in questo momento al Napoli serve per la Champions. Per la Champions. Intanto altro top invece, Franco, se possiamo mandare i numeri in grafica, metà tra Mertens e anche Osimhen. Ecco, volendo pensare, credere che entrambi rimangano qui al Napoli, pensate che possano essere loro la coppia titolare della prossima stagione di campionato? Sì, se possiamo, ecco, vedere anche i numeri in grafica degli stessi. Io credo proprio di sì, perché per esempio Anguissa lo trovo straordinario, un talento incredibile, fa le cose con una facilità, pur avendo una fisicità che sarebbe il contrario della leggerezza, fa delle cose con grande leggerezza, ha una classe veramente enorme. Osi è un idolo, il suo essere selvaggio che si butta dentro mi piace troppo, è veramente, mi sento veramente napoletano in certe cose. Dries, vabbè, lo conosciamo, però io volevo, se mi date un minuto, darvi il mio contributo come medico dello sport, ovviamente. Io collaboro spessissimo con tutti i preparatori e fra questi miei grandi amici c'è il professor Albarella, Eugenio Albarella, che è un'eccellenza internazionale, ha vinto anche in Giappone con la nazionale Giappone, Juventus, Napoli, Milan, insomma uno che ha un curriculum impressionante, e mi ha dato dei dati recentissimi che stiamo ancora sviluppando insieme sugli infortuni e sulla necessità di avere una rosa omogenea. Perché omogenea? Perché noi corriamo il rischio, giocando per esempio ogni tre giorni, ci sono degli infortuni che vanno a una scala lieve, serio, fino al grave. Il lieve guarisce in tre giorni. Giocando ogni tre giorni, anche l'infortunio lieve può avere un peso sul campionato, cosa che non avrebbe giocando in sette giorni, perché tu lo recuperi. Quindi creare una rosa omogenea anche con le cinque sostituzioni è importante, perché le cinque sostituzioni sono una cosa estremamente intelligente, utilissima visto i ritmi, però devi avere un livello più o meno, perché tu cambi mezza squadra. Doc, il Napoli su questo va sul gioco delle coppie. Cioè, sì, questa è proprio, sì, è la prima teoria di Giuntoli da sempre, che il calcio si fa con le coppie. Che è una teoria anche di vecchio stampo, ma che funziona sempre. E Giuntoli, sapete che io sono un estimatore, ma il dato che è impressionante, Gianluca, è che in un anno, la percentuale di calciatori che hanno una lesione muscolare, anche piccola, varia dal 65 al 91%. Cioè in una squadra nell'arco di un campionato si infortunano tutti. E c'è un dato ancora più incredibile: date mille ore per combaciare i dati, mille ore di allenamento influiscono in un quinto rispetto a mille ore di partita. Cioè durante la partita 5 volte più infortuni. Perché? Perché certamente aumenta l'intensità, ma anche stress, l'energia nervosa, la tensione, lo stress. Mille ore di allenamento, 7 infortuni, virgola qualcosa, mille ore di partita, 36. Allora queste cose, facendo la squadra dell'anno prossimo, che sarà una squadra impegnata, io sono certo, perché il Napoli c'ha un grande staff, sono tutti veramente di altissimo livello, ma dobbiamo considerarlo, perché noi dobbiamo avere, certo, domanda, andare per coppia Mertens Osimhen. Esatto, rispondiamo fra pochissimo, voglio la tua opinione fra pochissimo. Potranno fare coppia, nel senso, c'è equilibrio oppure si vanno a rompere quegli equilibri di cui stavi parlando? Pubblicità, tra pochissimo vi risponderemo fra poco. Napoletana doc e una romanticona doc, da napoletana voglio dire che sono stata davvero contenta e sono orgogliosa che Lorenzo Insigne abbia indossato la maglia azzurra, senza se, senza ma, nessuno me ne voglia. Davvero queste immagini mi hanno commossa, mi hanno emozionata, e quindi vengo da te, Renato, però sono immagini che comunque, ecco, immedesimi, no? Appunto nelle vesti di un ragazzino giovanissimo, piccolo, che ha un sogno nel cuore, riesce a realizzarlo appunto nella sua amata città, poi che magari ci sia stato qualche elemento di contorno che poteva essere naturalmente meglio raccontato, lo stiamo dicendo questa sera, però bisogna riconoscergli che
10 anni sono stati davvero importanti e ci ha dato davvero tanto, quindi bellissime immagini. Ma io Lorenzo, nella storia Lorenzo Napoli, fa parte della storia del nostro Napoli, secondo miglior marcatore della storia è vero, Napoli, quindi è vero. Dunque, è proprio da qui che volevo partire, 10 anni da raccontare, no? Quindi come valutare tanti anni di carriera, no? In Maria Azzurra, nella storia del nostro Napoli, 10 anni però appunto non sono difficili da dimenticare. Guarda, è come commentare, ma anche senza guardare i numeri, è un ragazzo nato in quella città che veste quei colori, che ci rimane per 10 anni, è un bellissimo traguardo. È una storia bella, è una storia bella, e mi dispiace che finisca proprio quando magari la stagione passata era stata quella migliore probabilmente sua. Quindi già quest'anno si era aperto malissimo, ma sempre anche per questo discorso qua, e non è finita come sarebbe stato bello che finisse. Esatto. Alla fine, ecco, anche una valutazione che chiederò naturalmente a tutti, ma che cosa Gianluca è stato, chi e cosa è stato Insigne per il Napoli, ma per Napoli, per la città? No, è stato più per il Napoli che per Napoli, perché poi alla fine non è facile essere napoletano e capitano del Napoli e ben voluto dai tifosi che magari poi ieri gli hanno anche reso omaggio. È stato un rapporto anche assai controverso quello di Insigne con la città, però Insigne è stato un grosso calciatore, cioè Insigne ha dato tanto al Napoli. Insigne è un giocatore che mancherà al Napoli per la qualità. Insigne è un giocatore forte, un giocatore forte del calcio moderno, qualità, quantità, cioè, tattica, presenza. Esattamente, è un giocatore che ha fatto molto bene tutte e due le fasi, che è cresciuto. Infatti, tanto l'anno prossimo quella è la preoccupazione mia, cioè se poi vuoi realmente giocare con Mertens e Osimhen, chi gioca sulla fascia ti deve rientrare come faceva Insigne, e non è semplice trovare un giocatore d'attacco che ti rientra come esatto, se fosse un terzino. Sì, infatti non lo fa Lozano dall'altro lato, tanto per intenderci, ma ripeto, Insigne è un giocatore forte, cioè poi alla fine l'aspetto sentimentale dal quale ci siamo fatti prendere ieri passa anche in secondo piano rispetto a quello che ti ha dato, perché è un giocatore importante, è il 10 della nazionale, il Napoli nella sua storia non ne ha mai avuto uno, poi magari è un 10 atipico, un 10 moderno, un 10 che parte dall'esterno, alla fine il trequartista lo ha fatto in 3 partite con Maurizio Sarri, purtroppo le cose non andavano bene all'inizio, per cui lui non è mai stato il vecchio numero 10, però io credo abbia incarnato proprio il calciatore moderno, sì, cioè sì, calciatore forte, fa bene le due fasi, che rappresenta anche la sua città, che realizza, come giustamente dicevi tu Mario, no? Il sogno del bambino che poi diventa grande con la squadra del cuore, però poi alla fine non finisce neanche la carriera con quella squadra, perché va via, perché oggi il calcio è anche questo. E quello fa parte poi dell'aspetto nostalgico e melanconico che ancora perché appartiene. Perché tu sei romantica, io lo sono, Fabiano lo è, il dottore lo è, e per certi aspetti lo è anche Enzo, poi purtroppo. Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale, ma non stiamo guardando te lato assolutamente, anzi, no, no, io voglio chiedere... Non mica mi sento osservato. Renato è moderno, Non vedere così, ma lo stima, lui non stima il Lorenzo che parla, che sai, comunica, però, ma il dire, Lorenzo calciatore lo stima. Sì, abbiamo capito. Certo. Voglio invitarvi a una discussione. Secondo me, e non so se anche secondo voi, Insigne a un certo punto avrebbe dovuto accettare un nuovo ruolo, che sia con Sarri, come hai detto, ricordavo tu, che lo voleva far giocare trequartista, che sia con Ancelotti, che lo voleva spostare più al centro da prima punta e così via, no? Avrebbe dovuto accettare quella sistemazione. Invece Insigne ha voluto, si è ostinato a rimanere nella sua zona di comfort, no? A sinistra. Ah, beh, però e secondo diciamo, me, oh, Fabiano, io sto dicendo ma, per me. Ma non è il calciatore non che decide. Non sei d'accordo? Io questo stare. Che voglio sapere, invito alla riflessione. No, è quello, non è il calciatore che decide. Come posizioni Insigne là sulla fascia? E se non sembra, ma è uno che corre tantissimo. E va bene, ho capito. Però già e da lì c'è quel passaggio. Questo fatto che corre troppo, no? Ho capito, ma io voglio vedere l'Insigne. Lo penalizza, cioè diventa poi un valore che non io, è più un valore aggiunto in questo caso. Ho pensato di fare il passaggino lì. Ieri ho visto un Insigne che ha provato a fare anche dei numeri, va bene? Ma lascia stare il doppio scavino sul difensore, non lo puoi fare tutte le domeniche sicuramente. Ma quantomeno aver visto che quel giocatore di quel ruolo là ha provato a fare quello che il tifoso si aspetta da lui, cioè che ti sblocca la partita. Secondo me Insigne in quella zona di campo
soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi anni, sta rimanendo in quella zona, si è accontentato e ha sbagliato il 60% delle partite, secondo me. Secondo me io però non sono un competente come Enzo Agliardi, cioè, capito? Io capisco niente. A livello tecnico-tattico, l'anno prossimo ti ritroverai sicuramente un giocatore molto più divertente, molto bravo. Siamo sicuri che Mertens resta? Sì, penso di sì. Ti ritroverai un giocatore molto divertente che questo te lo sa fare, però poi quando ti accorgi che magari cercando il numero, cercando di saltare l'uomo, perde palla, ripartono e fanno gol, lì ripenserai a quello che hai perso. Però Fabio, lo sai che cioè, io vengo a quello che ha detto Renato su un aspetto, paradossalmente Insigne non si è voluto allungare la carriera per certi aspetti, cioè addirittura si è cambiato ruolo, giocando, si è fatto 4 anni di davanti, ha fatto una barcata di gol. È proprio il ruolo Mertens, è uno che sa giocare con la schiena. Era il dice Insigne però Mertens, era il dice Insigne. Dice Insigne non lo vedo così bravo. Mertens mi ha messo lì, fa tantissimi gol e quindi gioco forza, la vicenda evolve in un certo modo. Devo riconoscere a Carlo Ancelotti il merito di aver effettivamente provato a portare Insigne più avanti. Ma già con Sarri doveva accettare quella sistemazione. No, aspetta, lui con Sarri l'ha accettata. Noi ci stiamo prendendo saponata. Se dobbiamo raccontare le cose, dobbiamo raccontare per come sono. Non è che lui non l'ha accettata, anzi, Lorenzo era super felice di giocare di 4-3-1-2, lui si sentiva proprio lì. La verità è che il Napoli quelle prime 3 partite purtroppo le sbaglia e sia Sarri sia i calciatori del Napoli, ma non certo Insigne in quel caso, optano per un altro sistema di gioco. Con quel sistema di gioco il Napoli fa 5 gol al Brugge, 4 gol alla Lazio e poi ha scritto la storia, ha fatto 91 punti. Io credo che la grandezza... Però no, finisco solo per dire che Lorenzo poteva fare anche la seconda punta, perché con Ancelotti ha fatto bene in quel ruolo. Poi a un certo punto... Con Liverpool giocò da... La vicenda, diciamo, non era riguardato solo Insigne, qualcosa si è rotto. Però paradossalmente all'Insigne avrebbe potuto fare anche comodo giocare lì, si allungava, ti ripeto, la carriera, magari faceva anche... Se non ricordo male, anche Gattuso ci ha provato a tenerlo più nel vivo, Non mi ricordo. E invece io mi ricordo di un paio di partite, ma per assenza di qualcuno, invece con Ancelotti è una scelta, 4-4-2, lui a svariare sul fronte d'attacco, è vero, Dries spalle alla porta meglio, molto però meglio. Lorenzo anche lui spalle alla porta, non dico che... Era Zola che si piantava bene, però comunque c'ha sta capacità. Io credo che la grandezza di Lorenzo però sia legata al fatto che io credo che Mario Rui gli debba fare una statua. Mi spiego. Quello che dice Fabiano. Dopo Goulam noi abbiamo avuto una carenza sulla fascia e abbiamo trovato Mario Rui che però è migliorato tantissimo. Mario Rui è un eroe per quello che fa. Ieri ha detto addio anche Goulam, una parola dovremmo pure spendere per Goulam. Ma perché ha avuto Lorenzo Insigne che molto spesso stava dietro a Mario Rui. Ragazzi, questo è stato veramente un grande campione che si è sacrificato, perché lui era in grado di fare la seconda punta e di fare più gol, ma lui infatti, ha coperto Mario Rui come credo nessuno potesse infatti farlo. Infatti con queste cifre dovrebbero mettere anche le palle recuperate. Bravissimo. Perché tu non troverai mai un esterno. Ieri per me con quel piede destro quello poteva che dice fare Fabiano, molto di più. E se è verissimo, noi ci potremmo trovare questo calciatore che è veramente impronunciabile, che sarà anche divertente, divertente, non crediamo di avere la stessa fase difensiva che c'ha Lorenzo. Lorenzo in questo credo che sia il numero uno in Italia. No, soprattutto e forse giocando Europa, come probabilmente si giocherà l'anno prossimo, anche se ancora non si sa. Se giochi col 4-2-3-1 e non hai gli esterni, magari si prende un centrocampista più strutturato, prendi le imbarcate come le stai prendendo quest'anno, perché in quest'ultima fase ne stai prendendo tante di ripartenze. Cioè quello che vuole arrivare Fabiano in prospettiva dell'anno prossimo mi sembra molto chiaro. Se pensi di giocare con Mertens dietro Osimhen e quindi già perdi un po' di equilibrio rispetto a giocare magari con un centrocampista dietro Osimhen, tu le Gattuso a centrocampo no, e perdi anche Insigne, trovare poi l'equilibrio non è semplicissimo. Volevo chiedere a Quete Rose che cosa ha rappresentato per voi Insigne. Io penso un orgoglio napoletano, lo possiamo dire anche verace, rappresenta non solo la squadra napoletana ma anche tutti i tifosi che poi amano con passione lo sport e poi anche lui che è stato un grandissimo calciatore, quindi sì, insomma è un idolo per tutti i napoletani. Quello è un idolo per tutti i napoletani, ecco, veniamo anche un po'
su questo aspetto ad una disamina, vorrei farlo con te Franco, perché effettivamente Lorenzo Insigne, l'abbiamo detto, un sogno che realizza, un bambino ecco, che riesce a realizzare un sogno, riscatta se stesso, riscatta ecco, anche in parte la città di Napoli, viene sì amato, un idolo, però non è così, perché anzi nelle piazze l'idolo Insigne da un lato è amato, dall'altro lato invece è polemizzato e criticato. Secondo te perché è avvenuto questo? Se c'è tanto attaccamento alla maglia, se c'è amore ecco, verso la propria città ed Insigne ben esplica, no, questo stato d'animo, perché invece ritroviamo in lui un campione laddove l'odio e t'amo è presente costantemente, ecco, fino all'ultimo giorno della sua partita casalinga. Io posso portare la mia esperienza da stadio, no? Perché io ho vissuto questi 10 anni di Lorenzo sempre allo stadio, credo di aver saltato pochissime partite. E posso confermare, io ho un posto meraviglioso in tribuna Posillipo con tutti gli amici, e posso confermare che Lorenzo non sempre è stato amato, perché noi ai nostri giocatori spesso non perdoniamo nulla e nel momento critico gli rinfacciamo una serie di cose, di tutto, gli hanno detto di tutto, veramente di tutto, perché non sempre questo rapporto è stato sereno, però questo non dipende se di Napoli centro o di Napoli periferia, dipende dal fatto che noi con i nostri ragazzi siamo molto più, vogliamo di più sempre. Ma perché noi napoletani, perché storicamente siamo abituati a voltare le spalle, perché proprio dobbiamo storicamente sempre dimostrare, noi napoletani storicamente ci sentiamo sempre in dovere di dover dimostrare qualche cosa. I napoletani che stanno fuori, che vanno all'estero, sono quelli che non buttano mai una carta, che rispettano la fila, perché sono napoletani, perché altrimenti abbiamo questo valore in corpo, così diciamo. Sai cosa mi arriva una domanda? Posso fare una domanda sempre a voi? Sai, io sto brutto vizio, faccio domande. E noi gli diamo le risposte. No, è possibile secondo te che il rapporto mai idilliaco per tutti i 10 anni tra Insigne e, e il pubblico napoletano sia dovuto al fatto che Insigne è arrivato al San Paolo nel Napoli presentandosi con una carta d'identità di un certo livello, no? Mi ricordo uno stop di Insigne a Milano, Napoli di Mazzarri, Insigne entra gli ultimi 10 minuti, uno stop che San Siro si ammutolì, non so se ve lo ricordate, era l'anno di Mazzarri quando Insigne cominciava a entrare 10 minuti, un quarto d'ora al posto di Pandev e così via, e mi ricordo che a un certo punto Insigne fa uno stop, entra gli ultimi 5 minuti, si ammutolisce San Siro, ok? L'anno dopo che Insigne si punta su di lui con Benitez, se era un anno, 2 anni dopo, non mi ricordo, Napoli-Borussia, Insigne si aggiusta la palla e fa un gol capolavoro. Ecco, questa carta identità, a 20 anni ti aspetti, pubblico napoletano, che Insigne possa fare sempre e ancora meglio. E invece in questi 10 anni questo ancora meglio non è mai arrivato. O se è arrivato parzialmente. Potrebbe essere questo, secondo voi, il motivo per cui non si è mai creato un rapporto idilliaco, a parte le nostre quote rosa, che sono le uniche che lo amano incondizionatamente. Guarda, noi abbiamo amato anche calciatori napoletani di livello, non a livello di Lorenzo Insigne. Però magari buttavano il cuore oltre l'ostacolo. Forse è questo, no. Probabilmente anche certi atteggiamenti. Insomma, qualcosa non ha funzionato davvero in questo. C'è 433 presenze recenti, questi 122 gol. Cioè, 430 la media quant'è? Quant'è? Un gol ogni 3 partite. 122 gol e altri 300 mangiati. Ogni 4 partite 95 assist. Ma di che parliamo? Okay. Cioè, 122 gol su 433 presenze. Ma perché tu ci stanno 300 gol mangiati? Ma che significa? Ma in campo, ci sono altrimenti sarebbe stato un legame. Ma altrimenti sarebbe ritirato la maglia 24. Avrebbe fatto un altro ruolo. Vabbè, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 95 assist. Ormai io e tanti ne hanno sbagliati. Quello per il fantacalcio insieme. Ma non è il fantacalcio. Il caso di Venato. Venato aveva toccato un altro argomento. Cioè sull'aspettativa del perché non si è sviluppato un rapporto idilliaco come sarebbe come è avvenuto per me, quello bellissimi prima quello è perché insegna un carattere particolare. Io dico che oltre al carattere, che sicuramente ci deve essere, è giustamente un introverso, perché poi in questo è umile nel suo essere un introverso,
appena la comunicazione ha un valore importante. La comunicazione di Insigne l'hai criticata giustamente tu, il famoso... Sì, perché io ho una lente diversa, anche, io parlo del pubblico e lo tifoso arriva, tutte le ma il tifoso arriva quello che anche il racconto che la società e il calciatore fanno di loro stessi. E purtroppo la Roma con Totti ha fatto un certo tipo di lavoro di ma anche Del Piero, se ricordiamo quelli storici anche Del Piero storico. Io sto dicendo un'altra cosa, io sto parlando che secondo me, e chiedo a voi se è così, è perché il suo biglietto da visita è stato importante. Quello stop a Milano, forse non me lo ricordate, no, ma io me lo ricordo benissimo. Ma una cosa, il gol con Borussia, sono gol che tu a 20 anni dici questa a 26 spacca. Quest'anno, pure quest'anno, ha fatto degli stop, ma di un livello difficile, di una difficoltà. No, bene, solo che ora non lo guardi con quegli occhi. Ma una cosa è che lo fai a 20 anni. Non lo guardi, no, il problema è una cosa che fai sempre da 30. Ma il problema non è il suo, il problema è di chi lo guarda, come te, già pronto a dire ah però. No, se lo guardi così, perché se guardavi i ragazzini ai 20 anni, criticare... vedevi molti più errori di quello che fa adesso. Credimi, cioè, io ho cominciato ad avanzare critiche su Insigne dopo 9 anni che è stato a Napoli, quando poi a un certo punto ho capito Insigne è questo qua. Ma allora quello delle aspettative... Poi quando ha cominciato a fare anche errori di comunicazione gravi come quello di gennaio, come quella... Anche ieri per me è un errore grave di comunicazione. Sì, io, Insigne, non mi sarei mai prestato a quella al circo... L'ha fatto con Toronto, l'ha fatto pure con Napoli. No, ma io sì, sì, allora, noi diciamo sempre... Scusami, noi diciamo sempre che gli italiani si distinguono rispetto agli stranieri per certe cose. Il napoletano è come se fosse un italiano al quadrato, no? Perché ha i pregi e i difetti degli italiani rispetto agli stranieri, tra virgolette, un po' di più. Secondo me Insigne è come se fosse un napoletano ancora di più al quadrato, per generosità o anche magari per altre caratteristiche. Io vedo due diversi Insigne. Il primo, dove alle volte cercava sempre lui di segnare, no? Quando dicevamo buffoncello, lì in quel caso prevaleva... E vedi un po', pensa un po' che ti ho anticipato anche in questo, cioè a parlare male di Insigne un po' di anni fa. Pensa un po' che quello è il rapporto dei tifosi con Insigne che era complicato prima. Secondo me negli ultimi anni è stato più importante il come De Laurentiis ha guardato e ha fatto apparire Insigne. Noi sappiamo che De Laurentiis, i napoletani, in qualche modo non li sopporta molto, no? Da Cannavaro. Non vedo che i napoletani sopportino tanto De Laurentiis. Ok, infatti, io non ti sto dicendo che c'ha ragione ovunque. Però tu devi ragionare, se tu fai il discorso delle aspettative... Lo fai tu per primo allora l'errore di valutarlo in base alle aspettative. Quelli sono numeri che tu non puoi obiettare, non puoi guardare i 300 gol, perché 300 gol sbagliati sono aggiunto un altro. 300 gol quasi creati. Io infatti creati. Non li ho contestati, ti ho detto manca il numero dei gol mangiati e delle occasioni sprecate. Allora se sommi anche i gol, i tifosi l'hanno giudicato per quello che ha fatto vedere in campo, una partita buona e tre malamente. Guarda cosa ha fatto, come Messi, 122 gol e 95 assist, cioè fanno ogni due partite ti fa un assist o un gol. Va bene, allora senti, io sto dicendo non è che 122 gol e 300 mangiati davanti alla porta. Ma sei tu che non guardi, guarda. Vabbè, allora sono io. E uno deve stare zitto. Recuperate, non c'era spazio per mettere le palle recuperate. Bisogna dire una cosa, che nell'ambito di una crescita e della maturazione di un calciatore è importante il contesto della squadra. Tu non cresci in un gioco di squadra, non cresci mai da solo. Probabilmente se Lorenzo avesse giocato, dico per dire, nel Real Madrid, forse avrebbe avuto quell'incremento, che quella maturazione anche tecnica che gli poteva consentire di diventare un fuoriclasse invece del campione, del grande campione che è. Ma non dimentichiamo che gli ultimi 3 anni, fra Covid, ammutinamenti, cambi di allenatore, mancanza di stimoli, c'è la lotta agli ammutinati, ma là quello è un fattore insomma là da approfondire, magari fra qualche anno si può fare. Ma Lorenzo è uno che ha dato tantissimo e che se non è cresciuto qualche colpa va anche all'ambiente esterno che gli ha impedito di crescere. Anche sull'aspetto comunicativo, ripeto, Totti ha saputo uscire dal suo personaggio e la Roma ha puntato fortissimo su Totti fin quando poi non si è rotto il rapporto con gli americani. Cioè Rosella Sensi e Totti avevano un rapporto diverso da De Laurentiis e Insigne, tanto per intenderci. Del Piero è stato l'emblema della Juve, per carità, poi anche usato e buttato via da Andrea Agnelli nel momento in cui è finita la carriera di Del Piero, però finché Del Piero era il 10 della Juve
era il 10 della Juve. Poi fermo restando, Insigne non è stato a livello di Totti del Pieve Baggio. Ma chi l'ha mai detto? Chi l'ha detto mai? Io quello sto dicendo, Totti in campo ha fatto delle cose diverse. Renato, ti ho detto. Ma tra Totti e Insigne ci passano anche... Basta anche il calcio, cioè è cambiato il calcio. Oh, 122 gol, 95 assist, fa 217, giusto? 217 per 2? No, sono stupito per il fatto della matematica. No? Stavo emozionando. Cioè, tu ogni due partite. 434 è una partita in più. Tu ogni due partite fai o un gol o un assist. Cioè ragazzi, è una media spaventosa. Di che stiamo parlando? Cioè poi puoi avere sbagliato quello che vuoi, ma ogni due partite tu fai o un gol o un assist. Vammi a trovare un altro giocatore che ogni due partite fa o un gol o un assist. Infatti... facendo però... i recuperi che fa lui napoletano, cioè ragazzi è da matti, è follia. Però da questo punto di vista fa male, ecco, non considerarlo come campione, no, perché abbiamo detto Del Piero a Torino, anche un Totti a Roma, in realtà non abbiamo avuto lo stesso seguito, ma come tanti altri campioni, no, del Napoli, cosa che invece, ecco, diversamente e sta però... riuscendo un po' Mertens, no? Riuscito... sì, perché è più bravo nel rapporto alla città, mi viene diventato anche... napoletano d'adozione oramai, sì, gli voglio bene, mi arriva anche un po' più ruffiano nel rapporto con la gente, però è anche vero che appunto ci sono le categorie, i livelli, cioè c'è Baggio, c'è Del Piero, c'è Totti e poi per carità c'è Insigne. Devo dire che Insigne va riconosciuto rispetto addirittura a questi fenomeni più forti di lui, quindi Baggio, Totti, Del Piero, la continuità. Cioè Lorenzo ha avuto una continuità di impiego, perché tanto adesso lo possiamo dire, anche per fortuna e per bravura sua nell'autogestirsi e nell'essere sempre in contatto con lo staff sanitario del Napoli. Lorenzo Nuno non ha praticamente mai avuto infortuni di carattere muscolare, ha avuto infortuni traumatici, però è uno di quelli che nei 10 anni ha giocato quasi sempre, magari qualche partita sicuramente l'avrà sbagliata anche lui, però quella dopo l'ha giocata e la palla l'ha voluta di nuovo. Cioè, magari rispetto ai fenomeni che abbiamo citato prima, aveva anche qualche numero in meno, perché parliamo di fenomeni, però magari ecco, quelli sono calciatori che anche nella loro carriera hanno avuto tanti infortuni, hanno giocato grandi stagioni e poi hanno avuto magari dei momenti legati, ripeto, a questioni fisiche per cui hanno saltato anche competizioni internazionali importanti. Lorenzo, 10 anni, tu davi la maglietta a Insigne e sapevi che Insigne c'era. La verità è che ci mancherà tantissimo, ragazzi, non sarà facile sostituire un campione. Ha avuto la continuità di uno Zanetti pur essendo un trequartista. Ricordiamo oggi Del Piero, ricordiamo Totti, ma la domanda è anche questa: fra 30 anni ci ricorderemo di Insigne? Sì, sicuramente. Oggi quando mi hanno detto... Tranne qualcuno... Ogni riferimento a fatte persone puramente casuali? Bruscolotti. Se trovasse bene in Canada e non torna più? No, ma quando lei dice ce ne ricorderemo, no. Bruscolotti, Giuliano, sinceramente per me Insigne più di Cannavaro e Ferrara, proprio per quanto tempo è stato nel Napoli, certo. Lorenzo, e Paolo, cioè i capitani napoletani del Napoli. Certo, Ciro ha vinto lo scudetto. Quando pure Amsic aggiungerei. E anche Amsic. Finto napoletano, ma come se lo fosse. Io Amsic piango ancora, guarda. Io Amsic. Intanto belle le immagini ancora. Che prima abbiamo visto di Insigne e Amsic che si abbracciavano. Ma io come se n'è andato Amsic. No, dico però Insigne ed Amsic. Se mi dessero De Laurentiis qua davanti, ti giuro, gli voglio fare una domanda sola. Perché? Perché 20 milioni un giocatore che andava a scadenza a giugno, secondo te, Aurelio? Il modo in cui, la chetichella in cui... con cui se n'è andato Amsic, cioè con il modo in cui è stato organizzato. Amsic, miglior partita del campionato, finisce la partita, Amsic va alla... dove andò? In Cina. Anche lì la comunicazione è stata un po' un confusa, addio. Renato. Si parla di un addio. Sì, 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 ho sentito, ho letto qualche parte. Cioè... Anche lì la comunicazione non è stata delle migliori. No, ma lì però, devo dire la verità, è stata proprio una scelta di carattere prettamente economica. Alla fine qua la vogliamo guardare nella comunicazione, la vogliamo guardare nel... è la mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi da parte del presidente. Ma la società, caso non e la società Calcio Napoli è individuabile in un solo personaggio. E allora a questo punto viene da chiedere... Ecco. In quel caso, che spesso l'attacco, cioè in quel caso non è così. Ti portano dei soldi, cioè un calciatore caso... che a giugno è libero a zero. In quel caso non è così, però ecco, restando in questo caso, prima abbiamo parlato anche di una comunicazione sbagliata. Allora Amsic, no. Ancora più plauso ad Amsic che non è andato a Roma a firmare il contratto con la Cina e poi ha mandato il messaggio
Però è sembrata ragione, è sembrato il marito che esce di casa da come le sigarette non torna più. Così lo siamo. Tra l'altro la miglior partita del campionato di Amsi quell'anno. Non è che Marek è andato a guadagnare poco. Lo so che si è fatto il vigneto e tutto il resto appresso. Non è detto che l'avrebbe aspettato. Però Amsi è un giocatore che io ho amato, Gianluca. Un giocatore qua. Abbiamo amato tutti Amsi. Una scelta economica anche lui. Era un giocatore di livello assoluto che a Napoli poteva stare altri anni. Io per essere sincero a Marek glielo tirate dietro tantissimo. Perché io ho detto a questo punto finisci. Però io capisco. Quella di Marek è stata più questione di soldi. Però in quel caso. Però non soldi è che di è stata... Marek. Però in quel caso è diverso. Cioè in questo caso il giocatore, come si è visto allo stadio, è stato accompagnato. In quel caso invece Marek ha fatto una scelta. Sono andati bene tutti in quel caso lì. Sicuramente, però io posso capire. L'Avezzi lo pago 7-11, non mi ricordo, e lo vendo a 35. Allora là. Tu tifoso dici vabbè Cavani arriva a 11 e lo vendi a 65 vabbè Higuain arriva a 35 e te lo vendi a 90 e dici vabbè ma Amsic è non ancora di più era tutto ti sei tolto guadagno. L'ingaggio ti sei tolto la cosa era tutto guadagno 20, perché tu l'avevi già guadagno. Tutto ammortizzato sì. Con cioè, un'età quei soldi con di una scadenza ma io non volevo fare il discorso proprio che proprio dal punto di vista della società, comunque anche far andare via Amsic così, è stata una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Poi ci sono state mancanze di rispetto verbali, continue, nei gesti, nelle cessioni, nelle acquisti. È stato questo quindi la motivazione per cui ecco, Insigne poi non si è riuscito a crescere ulteriormente, ecco, come intendi tu? Perché se è colpa della società potremmo Totti dire che... Totti si è fatto comprare i giocatori, no, questo è quasi usato Totti come metodo di paragone. E ambiente. Totti dice sempre che lui si è fatto comprare Emerson, si è fatto comprare Cibu, si è fatto comprare Candelà, si è fatto comprare Cafu... Insigne. Però possiamo dire Renato che a questo ho capito, punto Insigne stiamo però... dicendo che è l'unico napoletano del Napoli e lo è Insigne. E questo in quanto la chiave è tutta lì nel vapore. Però è l'unico napoletano. Cioè, Totti andava da Rosella Sensi. E perché la Rosella Sensi aveva rispetto per i tifosi della Roma. No, perché Rosella Sensi era tifosa della Roma. Probabilmente rispettava i tifosi perché era prima lei una tifosa. Però possiamo dire che a questo punto Insigne probabilmente ha dato maggiormente lui al Napoli piuttosto che viceversa, piuttosto che no. Il Napoli no, ad Insigne. No, questo no. No? Non lo so, io ricordo di Insigne l'anno che se ne andò Higuain, si presentò in ritiro con i capelli biondi e voleva più soldi. Forse non era l'anno ideale per andare a chiedere soldi al presidente, no? Quando la città bolliva per la cessione di Higuain. Anche quel giorno. Non è mai l'anno ideale con De Laurentiis chiedere più soldi, quindi non... È arrivato commercialista di De Laurentiis. Cosa gli è mancato? Ecco, l'insistenza, di là dell'insistenza del tiro a giro, no? Fabiano che conosciamo e tutti conosciamo, che caratterizza, che cosa è mancato a Lorenzo Insigne per diventare fuori classe? Sì, per rendere la favola al massimo era lo scudetto, sicuramente. Anche se poi De Laurentiis non so come l'avrebbe lasciato andare via. Però sì, è mancato comunque... quello, ma per lui, per i napoletani, sarebbe stato bello vedere uno scudetto cioè alzato io, da un napoletano. Sentivo Franco Di Stasio. Esatto, infatti pensavo, proprio da lui che si è andato. E Napoli-Genoa, la penultima, dovevi fare 5 punti tra... Fiorentina, Roma e Empoli. Gianluca ha imparato nel suo servizio, ha detto una cosa giusta. E lo dice sorpreso, però. Non sta dicendo come dire una volta tanto ha detto una cosa giusta. San Paolo, l'abbiamo perso in casa, ragazzi. È inutile che ci guardiamo, l'abbiamo perso a San Paolo. Secondo te perché stavano 50.000 persone allo stadio? E comunque le attestazioni di stima ieri c'erano, no? Sì, per la Coppa. Sono numeri anche quelli. Per la Coppa. Sono comunque attestazioni di stima, questo vuole dire per la Coppa, tutte quelle cose. C'è 50.000 persone che la pensano tutto al contrario di... Probabilmente, ecco, da questo punto di vista, anche il fatto che lui abbia maggiormente sentito, no, le pressioni della tifoseria quest'anno, diversamente dalla stagione precedente, la dove non era presente la tifoseria e quindi abbiamo ritrovato un altro Insigne. Il problema è che, come abbiamo detto più volte, il calcio è uno sport molto mentale. Quindi se tu già inizi il campionato con quell'idea lì, sapendo di dover andare via, inizi il campionato da vincente dell'Europeo, da aver appena passato la stagione migliore e vederti abbassare in quella maniera drastica, vederti fare un'offerta di quel tipo che significa solo è stato bello ma basta,
mentalmente un qualcosa ti crea. Poi è normale, ha attraversato anche un anno difficile, ma come l'hanno attraversato un po' tutti. Però andando a ritroso nel tempo, in realtà non abbiamo mai avuto un'opinione monocorde nel dire che Insigne sia stato un fuoriclassi, un vero e proprio leader. Prima abbiamo menzionato Hamsik, probabilmente proprio la personalità di Hamsik. Ma neanche Hamsik, No, nel senso che era talmente personale, cioè la personalità e la tifoseria di Hamsik era talmente elevata che nel momento in cui è subentrato con Insigne non è riuscito ad imporsi da subito come leader, come capitano. Eppure sai, qualcosa che poi si è trascinato poi nel tempo. Non aveva grande personalità. Anche lo stesso Hamsik. È stato, secondo me, credo, fra i più forti calciatori al mondo che io abbia visto. È un piede. Allora è sempre col senno di poi che abbiamo le valutazioni diverse? Col senno di poi, bravo, è esattamente questo, col senno di poi. Perché quando Marek in alcune partite si diceva mamma mia, ma perché non parla con gli arbitri, ma perché non urla? Perché Hamsik era diverso. Ti ricordi? Faceva parlare la palla. Parlare la palla, il vero artista è quello. Il leader del Napoli è stato Albiol. Anche Hamsik è stato capitano di questo Napoli, perché poi certe volte bisogna anche rileggere la storia in maniera critica. È stato massacrato anche a volte. A parte quello, sì, per carità. Il fatto che non si è vinto vuol dire anche che, per carità, lode a Insigne, lode ad Hamsik, però... Qualcosa è mancato, ma non solo a loro, appunto. È mancato a livello ambientale, è mancato a livello di società. E loro, su questo ho perfettamente ragione Renato, sono stati i capitani di questo Napoli, cioè di quel Napoli che purtroppo è arrivato qui ma non è riuscito ad arrivare qui, e dove magari ha ragione su questo nessuno è stato in grado, ma perché con De Laurentiis non è facile, di dire presto. Però vogliamo vincere. Penserà a Koulibaly. Guarda Tonali come è migliorato all'inizio campionato adesso. Arrivavo a questo, c'è chi lo ha fatto questo ragionamento. Anche se servivano quegli esperti da far crescere Hamsik. Questo ragionamento per dire dobbiamo vincere è Gonzalo Higuaín. Sì. Cioè Gonzalo Higuaín insieme, per esempio, se n'è andato via. Insieme a Rafa Benitez. Ha preso 5 anni, No, se n'è andato via non perché sicuramente voleva andarsene, ma il progetto, la richiesta era quella di fare una squadra competitiva, una squadra per vincere. Anche perché tutto nasce, primo anno di Benitez, arrivano questi calciatori, finisce il primo anno e questi stessi calciatori con Benitez chiedono chiaramente delle garanzie di carattere tecnico. Quelle garanzie non arrivano, il secondo anno di Benitez disastroso o giù di lì, Higuaín va in ritiro con Sarri per andare via. Cioè, nella sua idea è finito il rapporto con il Napoli. Scocca questa scintilla Higuaín-Sarri e nascono i famosi 36 gol e quell'anno che non è stato quello dei 91 punti, ma che ti ha fatto vedere un calcio immaginifico. Quell'estate per Higuaín andare via da Napoli è una ferita al cuore. Ok, 90 milioni, la clausola poteva dire di no. È andata alla Juve, non è che è andato, con tutto il rispetto, non è andato alla Scafatese. È andato a vincere. Cioè, mi dispiace, poi alla fine tutti quelli che sono andati via hanno vinto, anche Marek. Cioè Marek vince adesso col Trabzonspor. Allora, a questo punto ti chiedo, Gianluca, se Insigne fosse andato in un'altra squadra, avrebbe avuto un'altra carriera? E quindi a questo punto vado raggiunto o nota di demerito? Magari vince a Toronto. Vabbè, sicuramente andando in una squadra come l'Inter, anche io quest'anno ho più probabilità di vincere lo scudetto. Sai che c'è questa domanda giustissima, la fanno tutti a Totti a Roma, no? Se fosse andato al famoso Real Madrid all'epoca dei Galacticos, eccetera. Però Totti alla fine a Roma ha vinto. Cioè la soddisfazione di vincere a casa sua, lui se l'è tolta. Però come dice Renato, Totti è andato lì e ha detto Batistuta. Cioè, la Roma non è che ha vinto Totti, cioè quella Roma lì è una delle squadre più forti che abbiamo mai visto in Italia. Però anche la gestione di questi ragazzi secondo me va rivista, perché il problema delle multe, queste spade di Damocle, gli avvocati che devono intervenire, vai via e sai che ci trovi una vertenza, cioè anche questo non aiuta, lo sport è gioia. Nel Napoli certe volte si vive un ambiente claustrofobico. Oggi è il lucro. Oggi è il lucro, ma il lucro è fatto con gioia, perché io ho visto che il Milan fa lucro, però si divertono. Noi nel Napoli la squadra è un po' tenuta fuori da quello che sono gli equilibri
meno male che Spalletti ha blindato da questo punto di vista, perché noi abbiamo quest'incubo, dobbiamo fare i repulisti dopo l'ammutinamento, a uno dobbiamo cacciarli tutti, ma perché? Ma perché si vive in questa maniera? Noi gli ultimi 3 anni del Napoli, noi ci siamo dimenticati di ammutinamento Napoli-Verona, Empoli-Napoli, ci siamo dimenticati che abbiamo vissuto delle cose un po' complicate da un punto di vista sportivo, non ancora spiegate. E noi in tutto questo diciamo, ma quello poi non è... e lo so, però vediamo anche l'ambiente. Però a questo punto, se fosse, allora, se a questo punto, dopo Napoli-Verona, a questo punto il lato opposto, se invece Insigne avesse avuto la stessa carriera ma in un'altra città, in un altro contesto, probabilmente avrebbe avuto un altro rapporto con la tifoseria. Cambiano, cioè... Ma non è il problema, ma anche la tifoseria, perché la tifoseria, con tutte le criticità, naturalmente la tifoseria è un morale. Quando parli di un tifoso non parli di un essere lucido. Io l'ho detto sempre, io allo stadio sono un cretino, cioè urlo, dico parolacce, nella vita normale cerco di comportarmi un po' meglio, qua mezzo e mezzo. Però cambiando insomma... dei parametri probabilmente avremmo avuto sicuramente lui altri probabilmente esiti. Se avesse giocato, dico probabilmente, ma col senno di poi non si può mai dire, perché poi il calcio sono gli infortuni, e il rapporto con l'allenatore, il rapporto con la squadra, poi Lorenzo non è che ha questa visione internazionale come può essere Ciro Mertens, che parla 3 lingue ed è ruffiano, ma anche, noi possiamo dirlo qua, anche un po' paraculo in senso positivo, perché lui è il vero napoletano. Un po' accattivante, dai. Un po' accattivante, sì, ma nel senso buono, per sì, carità. Ma è bravissimo, sono bravissimi tutti, sono bravi, due familiari Mertens quando parlano. Delizioso ieri, tra l'altro. A me Mertens ricorda Mourinho. Mourinho io lo adoro, perché secondo me ha ipnotizzato i tifosi romanisti. Stagione scarsissima, si giocano la Coppa del Nonno e viene considerato un eroe. Io lo amo per questo fatto, perché è uno proprio di un'intelligenza pazzesca. Da un punto di vista della comunicazione, questo è un maestro assoluto. Forse di calcio non lo so, ma della comunicazione è un fenomeno assoluto. A me Goran Pandev mi diceva, se lui ci diceva, quando vinse il triplete, se Mourinho ci diceva gioca a porta, io giocavo a porta ed ero contento, perché è così. Allora questi sono personaggi interna e comunicazione esterna straordinari. Intanto, a proposito di comunicazione, ricordando Mertens ieri, chi è che non è rimasto ipnotizzato, soprattutto le quote su rosa, dalle immagini di Mertens in cambio con il piccoletto, con il neonato, immagini fantastiche. Sì, ieri è bellissimo, nel fossato, tenerissimo, sì. Ma fino alla tenerezza. Fine, poi scendevamo in sala stampa, c'era Koulibaly che teneva in braccio il bambino di Mertens, Koulibaly gigante, nebano, questo bambino di Mertens piccolo. Un'immagine, ecco, di protezione. Ecco. Mertens c'ha una dote unica, il sorriso. Se noi immaginiamo Mertens, lo guardiamo sempre col sorriso, eppure ha attraversato anche dei momenti critici, infortuni, la spalla, il Belgio, non viene riconfermato. Vita personale. Vita personale, sempre col sorriso. Ha dato la dimostrazione che il calcio è un gioco che porta gioia, proprio nell'etimologia della parola. Ciro, a ci mancherà, Conny, Insigne? Io credo di non poterlo giudicare sotto il profilo tecnico, ma... ha dato molto al Napoli, che è cresciuto in questi anni, in parte, in grande parte anche merito suo. Quindi questo credo sia... si debba riconoscerglielo. Enrica, ecco, sarà facile sostituire secondo te Insigne? Secondo me no. Comunque quella caratteristica sua... Sì, che... personale, cioè, è oggettiva agli altri, però credo sia insostituibile. Quindi... Alle volte quindi Chiara si parla anche un po' per invidia? Certo, è certo. Insomma, i risultati li abbiamo visti, non sono certo da poco. Quindi esatto, sarà difficile. Dati oggettivi. È certo. Veramente oggettivi. Tre quote rosa, un po' di... Non barricate nelle idee. Ma scherzo, guarda, sto scherzando. Tutti contro di te oggi, ma non credo che quello le infoca lui, lui la pietra dello scandalo. Non sei solo, perché tra poco non sicuramente... Non hanno bisogno di suggerimenti da me, assolutamente. No, assolutamente, è vero. Meraviglio, come è possibile che ti possano ritenere tale da poter fare tre suggerimenti? Ma non esiste, perché loro non hanno bisogno di essere suggerite, hanno il loro parere più o meno condivisibile. La visione arcaica è bellissima. La visione è la tua. Sicuramente lo la condividerà. Sei tutto sbracato, lo vuoi riprendere un attimo? Sicuramente parte del pubblico condividerà la tua opinione, la conosciamo sicuramente nel momento dell'angolo del tifoso. Intanto andiamo da Gianluca Imparato, a te.
Sì, Mario, perché è arrivato il momento dei tanto attesi meme, le immagini più divertenti della settimana inviateci dai nostri spettatori. E quindi direi di partire con il primo, rivelato l'autore dello striscione contro Spalletti con la famosa panda. Ebbene sì, proprio Aurelio De Laurentiis. Sempre sempre De Laurentiis e Spalletti protagonisti, con le dichiarazioni di Aurelio: con Spalletti ho fatto centro. Le ultime parole famose con Spalletti, che già si vede lontano dalla panchina del Napoli. Andiamo con il prossimo meme, con il prossimo tweet, anzi, che sia Totti o Insigne, quando una bandiera lascia la propria squadra del cuore, una cosa c'è sempre: Spalletti in panchina che applaude. Andiamo ancora avanti, quando domani devi giocare contro il Genoa e vedi Osimhen cantare all'Eurovision. E poi in conclusione abbiamo anche il grandissimo Enzo Iardi e Spalletti con la foto in esclusiva del prossimo allenatore del Napoli, con Spalletti, con il grande nostro amico Enzo Iardi. A te, Mario. Grazie, grazie Gianluca. Noi dunque ci ritroviamo fra pochissimo con il tanto atteso Super Quiz, a sfidarsi Fabiano Santa Croce e Gianluca Monti. Chi sarà il vincitore di questa sera? Lo scopriremo per l'appunto subito dopo la pubblicità. Restate col Super Gol. Ed eccoci qui di nuovo a Super Gol per la tanto attesa gara, quella del Super Quiz. Purtroppo, vi domando scusa, ma noi settimana scorsa purtroppo abbiamo assistito ad un evento davvero inaudito. Quale evento? Ma come, mi chiedete quale? La vittoria di Fabiano Santa Croce. Una vittoria che lui furbamente vince senza mai dare la risposta esatta per ben tre volte. Esatto. Semplicemente servendosi dell'aiuto della coppia di Staso Cavallo. Sai cosa sembri, Fabiano? Ma sai cosa sembri? Io te lo devo proprio dire, scusami, non è polemica, ma mi sembri quei somaretti a scuola che copiano, sai, così, seduto nel banco, copia, chiede il suggerimento e nessuno se ne accorge. Però bisogna saper usufruito, usufruito. Allora, ma sai quale? Che stasera io farò scena molto. Allora, no, il problema di Fabiano, Renato, mi hanno la mazzarella che poi se fa scena muta rischi anche di non darvi un consiglio sbagliato, come se tu, esatto, allora io evito proprio. Renato, piangitela tu stasera. Sei, perché ci sono io questa sera, lui potrà valersi della coppia Cavallo di Stasio, ma almeno una risposta la dovrei dare tu personalmente, altrimenti nessuna vittoria per te. Come i rigori di Insigne, alle volte due volte deve ripeterle e poi ti dà la risposta. No, questa volta una risposta deve essere direttamente esatta. Esatto, rimbocchiamoci le maniche, perché io non ammetto questo fatto che lui settimana scorsa abbia vinto. Io la trovo una cosa davvero inaudita, perché tu non ti sei accorto. Non ti sei accorto. Un anno che sembra l'Atalanta di Gasperini. Esatto, Gianluca, una delusione. Tu non ti sei accorto, ma tu giochi pulito. A differenza tua, lui non guarda in faccia neanche gli amici. Perché? Vedi come il problema mi è che lui guarda in faccia quelli che stanno dall'altro lato della telecamera. Lì è il problema. Lui non guarda in faccia neanche gli amici, ma solamente la vittoria. Cioè, solo la risposta esatta, e quindi deve avere la cartellina così, perché altrimenti va a sbirciare. Intanto, quello che è vero è che potete effettivamente affidarvi ai vostri amici. Per quanto riguarda il lato tuo, c'è Chiara, c'è Conny, c'è Enzo. E invece, esatto, puoi affidarti ad Enrica, Franco, Renato. Ma almeno una risposta devi, almeno una risposta deve essere la tua. Con facilità. Ok, sei concentrato? Guardiamo, quello guardiamo. Occhio. C'è? Ma non mi ridere. Ecco, come quei ragazzotti impreparati davanti al professore. Che dico, sei preparato? Sì. Invece non è per nulla preparato. Andiamo con la prima domanda puntuale, quella di storia. Mi raccomando, dobbiamo vincere, Monti, questa sera. Dai. Allora, siamo nella settimana in cui è stata giudicata la Coppa Italia, e a proposito di questo trofeo volevo chiedervi: in che stagione conquista il suo secondo titolo il Napoli? Guarda lui. Perché guardi me? No, cioè, guarda lui. No, io guardo lui perché ci guardiamo. Gioco di sguardi. Seconda Coppa Italia, io direi 1986-87, l'anno del secondo scudetto, l'anno del primo scudetto. Però potrei anche aver sbagliato, sono sincero. Spero. Hai sbagliato. Perché forse quella è la terza, e quindi devo tornare indietro. No, all'anno. Però non diciamola, andiamo avanti. No, la deve... Chi risponde? Ditemi chi risponde, io però. Io lo so, ma non glielo dico a Fabiano. No, faccio. Io credo nell'amicizia. Credo nell'amicizia fraterna. Allora, se sei amico mio, è la mia data di nascita. Il mio anno di nascita. Da-da. Nel 75. 75 barra? Ah beh, 76. E poi deve essere anche 74. 75 e 76. Perché
mi fate questa cattiveria. Dunque, la risposta è esatta. Nella stagione 1975-76 con un 4-0 al Verona. Però lotta l'hai beccata. Regia, allora, beccata. Ci portiamo in vantaggio con Fabiano, puntualmente non voglio un risultato. Grazie. Marzo. Cioè, ma degli applausi però. Ma quale applauso? Ho beccato anche la data. Hai beccato la data? Allora c'era per la tua data di nascita. L'otto. Il mese, va bene. Allora, si porta in vantaggio Fabiano, prof, mi raccomando, caricati, concentrati, perché qua l'invidia da questa parte, c'è una luna proprio di invidia, no? Io mi sposto un po' più di qua, altro che all for one, questo è tutto contro uno. Allora, andiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è l'individuare l'ex calciatore che è appunto autore di un gol, questo che vediamo appunto del filmato. Vediamo insieme, regia. Il Pipita con la maglia jeans. Napoli-Palermo, questo da lì? Guarda, no, in realtà da lì il calcio a Cagliacon. Siamo molto vicini, abbiamo parlato poc'anzi. Non è Palermo, Napoli? Non è. Hai dei parenti, però? Dove? Genoa. Genoa. Napoli-Genoa. Allora vediamo il... Sembrava un gol che fece simile col pallone. Vediamolo per intero, ecco, regia, vi chiedo di mandarlo. Ah sì, che buono il pallone proprio per lo spagnolo, che carica il destro, non bene Perin, e con Sonny Guain al settimo minuto sblocca il match del San Paolo con l'undicesimo gol in campionato, ma tutto arriva a causa di un errore abbastanza evidente di Perin. Higuain, Napoli-Genoa del 2015, bravo, esultiamo per questo pareggio, bravo Monti, bravo, ti voglio così. Ancora, Distasio. Vorrei far parlare il mio avvocato. È discolo. Non me lo di concentrare, ha detto il soprannome. Il Pipita non è la risposta. Ce ne sono tante di Pipita. Cioè quelle di pollo? Sì. No, però noi sappiamo che Prof Monti è puntualmente preparato. Franco, lo sai anche tu. Quindi noi ci abbiamo perlomeno l'obiettività ti appartiene. La coerenza e l'obiettività ti appartiene. Oggi l'ho visto il Pipita. Oggi abbiamo visto uno che si chiama Giovanni Pipita. Ciro Pipita. Ma i termini calcistici di Gianluca li conosciamo, quindi... Esatto. Gianluca. La risposta è più che esatta. Dunque, siamo 1-1 e andiamo alla terza domanda, quella delle partite memorabili. Abbiamo tanto celebrato la settimana, ma soprattutto il giorno del primo scudetto del Napoli, quello storico del 10 maggio. Prima di quel Napoli-Fiorentina, gli azzurri però trovarono un cruciale pareggio sul campo del Como, grazie ad un gol molto discusso. Chi segnò quella rete decisiva? Forza. Vado a memoria. Forza. Ancora Andrea Carnevale, però non so. Vediamo il filmato. Vediamo il filmato. È nell'aria. Napoli non ci sta a perdere. Spinge con il suo centrocampo, anche se Maradona non si vede, Giordano è ben controllato. E allora ci pensa Carnevale a trovare la felicità con la collaborazione di un braccio Galeotto. Ma lo scudetto vale pure uno scherzo di Carnevale. Sì. Risposta esattissima! Tra l'altro, senza suggerimenti. Subito. Era davvero difficile. È stato bravo, devo riconoscerlo. Devo riconoscerlo. Perché se hai il valore dell'amicizia, devi riconoscere. Ma io lo stavo per bravo. Dire. Sei stato distratto da Franco? Te lo allontano, guarda, se così ti allontano Franco. Non c'era. E col tempo. C'era un pargoletto. Complimenti a Monti, dai, ancora un po' di esultanza. Lo carichiamo, regia, dai, applausi ancora per Gianluca Monti. Quindi si porta in vantaggio 2 per Gianluca a 1. Quanto mi dispiace. Hai bisogno di aiuto? A che aiuto? Hai bisogno di qualche aiuto? Nessun aiuto. Ci sei? E allora andiamo con la quarta. Il calciatore misterioso, solitamente sulla quarta lui è sempre ferrato. Chissà perché, vediamo chi si nasconde dietro la foto finish. No, questa è facilissima. Mi è piaciuta perché l'avete fatto come quando battevo una punizione. Cruz. Ho adoperato lui. Non mi guardare così subito. No, la dica Cavallo. Abbiamo detto in due. La dica di Stasio. Un grande amico. Di Stasio Cavallo. La dica no. Eh? La dica no. André Cruz. Risposta esatta. Cosa va e cosa succede quando... Grazie. Mezzo punto a Fabiano. Questo rumore. Però io voglio chiarire, come tu un po' c'è con Lorenzo, quindi capisci qual è il sentimento. Però io volevo chiarire adesso una cosa. Prima
prima io ho esplicitato che almeno una, esatto, ma non vedi che sono vestito un po' da maestro, per cui non accetto. Per cui per la terza, quella per decisiva, terza che per l'appunto decreterà il vincitore sopra questi questa sera, non ammetto e non accetto suggerimenti. Ma l'ha detto lui a me, non è vero. Non è vero, non è vero, al palazzo di fronte non è vero, vero Monti? Cruz è un altro brasiliano nato a Napoli come Fabiano, per questo. Quindi suggerimenti è arrivato forte e chiaro. Andiamo con l'ultima domanda, quella che decreterà il vincitore del Super Quiz di questa sera, il calciatore misterioso. Ora, già l'abbiamo detta, l'indovina chi, chiedo scusa. Sono uruguaiano, ho vestito la maglia azzurra per soli 2 anni realizzando 12 reti, ma di me si ricorda un gol memorabile in una partita storica con l'Inter, chi sono? Dai, facile, Fabio. Portiere Boiassini. Ma è facile, ma non puoi sbagliare. Non puoi sbagliare, giocare con te, amico tuo, non puoi sbagliare. Zala, no, ho sbagliato. No, perché la prima volevo dire Boiassini. Gli va riconosciuto. Io sto aspettando. Perché lui nella sua etica voleva dire Boiassino. Sì. Però non ho sentito Boiassino. Facciamo così. Marcelo? Vabbè, Zalaieta, uno dei più grandi, Però, e allora si chiude in pareggio! Non c'è vincitore questa sera! E va bene così, va bene così, come diceva il cantante nostro Vasco Rossi. Quindi si chiude in pareggio, però mi raccomando, non perdetevi l'ultima puntata del Super Quiz, quella ultima del lunedì prossimo. Lì ci giochiamo tutto. E là vi dovete giocare veramente tutto. È all for one. E non voglio suggeritori, non voglio amici. Non scapperò da quest'ultima. Come ti senti adesso che sei in pareggio? Sono un po' teso. Ma la prossima ci sarò. Ci sarai? Studierai? Tantissimo. Mi raccomando, non copierai? Non cercherai suggerimenti? Forse. Guarda che ti metto il naso di Pinocchio, se mi dici le bugie. Intanto, complimentissimi a Fabiano Santacroce, complimenti anche a Gianluca Monti, perché quelle di Gianluca Monti, lo voglio precisare, sono le sue, quelle che lui conosce direttamente, senza alcun suggerimento, e quindi il valore è maggiore. Mi dispiace, okay. Lo dovevo dire, mi dispiace. Grazie davvero per averci seguito fra pochissimo l'angolo del tifoso. Continuate a restare qui a Super Gol. Pubblicità. Eccoci qua, rientriamo a Super Gol e puntualmente c'è il momento vostro, l'angolo del tifoso, il primo telespettatore che abbiamo il piacere di accogliere, Salvatore. Ciao Salvatore, ben trovato. Buonasera Salvatore. Buonasera e innanzitutto complimenti anche per la trasmissione, ovviamente. Grazie di cuore. Pronto? Noi ti sentiamo Salvatore, hai già qualche domanda per il nostro quartiere e ti ringraziamo dei complimenti. Sì, diciamo che è meglio seguire una trasmissione di calcio che una trasmissione che parla di guerra, innanzitutto, perché almeno questi venti di guerra dovrebbero finire una volta e per tutte. Vabbè, chiusa questa parentesi. È una parentesi che condividiamo, noi auspichiamo che presto possa esserci la fine di questo conflitto e che ci sia effettivamente un'azione diplomatica tale che possa portare alla pace. Prego. Speriamo in bene, come speriamo in bene che finisce anche questo Covid, maledetto. Vabbè, comunque io quello che volevo dire, esprimere un mio concetto più che altro, e spesse volte si dice forza Napoli, ma per me questa parola forza Napoli è sbagliata dirla, perché secondo una mia modesta opinione, quando si dice forza a una squadra, si dice perché questa squadra è un po' debole, allora ha bisogno di essere incoraggiata dicendo in questo caso forza Napoli, forza Inter, forza Atalanta. Secondo me per il Napoli bisognerebbe usare un altro aggettivo, bisogna dire, secondo sempre il mio modesto parere, sublime Napoli, perché il Napoli pure quando perde è una squadra sublime. Quello che a noi interessa vedere la maglia del Napoli in campo e tifarla, punto e basta, ma che la pezza contro all'Empoli 3-2, è sublime, è una squadra sublime, perché tutti possono avere dei cali fisici, dei cali morali, noi non sappiamo quello che sta nella testa dei giocatori. Allora ecco perché io invito tutti i tifosi del Napoli
Ire sempre sublime Napoli. Sublime Napoli, quindi grazie, cambiamo questo sintagma, no? Invece di dire Fabiano Forza Napoli, diciamo sublime Napoli per appunto valorizzare quelle che sono le qualità positive di una squadra per l'appunto sublime, come giustamente suggerisci Franco, è così, un'opinione che condividiamo. Un vero atto di amore che io condivido, perché in effetti tifare per il Napoli, io seguivo le trasferte che facevamo in Serie C, in campi improponibili, in Sicilia, ma sempre, io dicevo oggi a degli amici comuni con Enzo, che se il Napoli stesse in eccellenza, beh, io tiferei con la stessa intensità, perché non è dove stai e quanto vinci, l'amore è così, cioè il Napoli veramente è una squadra che va amata per quello che è, poi se vinci è sempre più bello, ma ci va bene anche così, quindi io condivido, capisco il pensiero di un tifoso come me malato di questa squadra. Sublime Napoli, ecco, tutto per te Salvatore. Intanto Sergio, ben trovato a Supergol. Buonasera, buonasera. Niente, io mi rivolgo a Monti e Santa Croce. Faccio questa riflessione. Premetto, non mi fa impazzire Spalletti. Però in questi gli ultimi tempi, no, si è parlato degli allenatori che fanno divertire, tipo De Zerbi o Italiano. Mi riferisco a Italiano. Italiano, pensate un po' che le squadre vincono a centrocampo, i centrocampi più forti sono quelli che fanno le squadre forti. Vi leggo un po' il centrocampo della Fiorentina: Castrovilli, Duncan, Sampodara, Bonaventura, Torreira, Malé, Amrabat. Cioè pensate un po', io di tutto rispetto secondo me, esterni con Gonzalez, Iconé, lo stesso Caglione, terzini bassi fortissimi, Odriozola, Biraghi, avete visto la partita della Fiorentina di oggi? Faceva ridere, gol a ripetizione, cioè voglio dire, innamoriamoci anche degli allenatori, ma voi cosa ne pensate di Italiano, queste nuove, cioè poteva la Fiorentina rischia di non andare manco in Conference League. Ho capito. Pensate un po'. Lasciamo rispondere. Grazie Sergio. No, sicuramente sono ancora delle scommesse, sono allenatori comunque nuovi che stanno cercando di portare un loro calcio e per quello ci sono tante partite che saranno bellissime, altre invece dove toppano. È una cosa normale, fa parte della crescita poi degli allenatori. Noi come allenatore abbiamo un gran allenatore che comunque fa giocare bene la squadra, qualche errore l'ha fatto, ma sicuramente ne fanno molti di più quelli più giovani. Il parere anche di Gianluca Monti, no, voleva... quello che ha detto Fabiano, ci sono allenatori giovani importanti, tra i quali anche Italiano e De Zerbi, che corrono il rischio talvolta di innamorarsi un po' della loro idea di calcio. Anche Gattuso. Gattuso forse addirittura un po' più estremista. Sì. Loro, secondo me, Italiano, De Zerbi, in qualche modo adesso cominciano anche a modificare un po' qualcosa rispetto a un dogma, però Spalletti ha una sensibilità che gli permette anche, a seconda delle partite, a seconda degli avversari, di gestire un gruppo che comunque è più forte di quello della Fiorentina, perché poi sentivo, vi posso leggere il centrocampo della Fiorentina? Vedi il centrocampo del Napoli è più forte, sì. Cioè, Odriozola, sì, ok, Di Lorenzo è un altro sport, cioè il Napoli è più forte. Abbiamo sentito la mancanza proprio di Di Lorenzo. Il Napoli è più forte della Fiorentina, poi ho capito quello che era il ragionamento del tifoso che ha chiamato, però poi i valori del Napoli non sono i valori della Fiorentina. Aurelio, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera a tutti e al prestigioso parterre. Vorrei fare una domanda a Fabiano. Prego. O a chi vorrà rispondere, ovviamente. Fabiano è gettonato stasera. Sì, soprattutto perché... Non solo stasera. Gettonato. Soprattutto il momento del Super Quiz, vero? Ti è piaciuto tanto? È stato certo, bravo? Certo. Sempre bravo. Allora, in vista delle partenze sicure del Napoli, no, di alcuni giocatori, come sai, secondo te... in quali ruoli dovrebbe intervenire la società con il mercato?
e si soprattutto dovrebbe intervenire in alcuni ruoli dei titolari di quest'anno o nelle alternative o in tutte e due. Bella domanda. Ringrazio. Grazie Aurelio. No, è una bella domanda, anche perché dipenderà molto da cosa vorranno fare poi con Osimhen. Quindi a seconda della punta che si tiene, che si prende, può cambiare il tipo di gioco. E un altro cambio sulla quale sono molto curioso sarà quello, penso, di Fabian Ruiz, perché sicuramente non lo si porterà a scadenza e penso che lo daranno via quest'anno. E sono curioso di vedere chi arriverà al posto suo, anche perché quello è un punto molto delicato, sì, dove serve il giocatore giusto. C'è chi vuole ancora restituire il proprio pensiero? Soprattutto se se ne va Ospina, chi è il portiere? Prenderlo o Meret va bene? Penso che lo cambieranno. Penso che a prescindere si vada. Io mi terrei Ospina un altro anno. Spero in quello, anche se la tentazione, se c'è realmente quella del Real Madrid per Ospina, può essere una tentazione forte. Luigi, buonasera, ben trovato a Supergol, prego. Buonasera a tutti voi, congratulazioni per la trasmissione. Grazie. Senta, io volevo fare una domanda. Prego. Riguardo il presidente. Allora, noi abbiamo avuto Benitez, abbiamo avuto Ancelotti, abbiamo avuto Gattuso. Il rapporto con il presidente, con gli allenatori, noi tifosi contestiamo solo una cosa, perché questo presidente nostro, prima di tutto non lo vediamo... siamo uno che sta sempre vicino ai tifosi, uno arrogante, perché quando vediamo l'ultima giornata che va a cena, si porta a cena i giocatori solo per i fatti suoi, no? Perché noi no. Allora, se lui vuole andare in Coppa dei Campioni solo per guadagnare lui, noi vogliamo lo scudetto, noi tifosi. Questo vogliamo, non vogliamo che il Napoli faccia tutti gli anni il terzo posto e il quarto posto. Questa è la situazione. E allora noi lo contestiamo, non contestiamo il nostro capitano che è andato via, perché lui ha fatto una scelta come la facevo anche io, la facevamo tutti noi. Però se lui è andato via, la colpa è solo sua, del presidente, perché con quattro spiccioli l'ha mandato via. Questo è il fatto. E allora se lui vuole fare una squadra come si deve, lo sparagno non è mai guadagno, allora non andiamo mai da nessuna parte. Questo è il problema. Grazie. Se lui non andrà via, noi non vinceremo mai niente a Napoli. Grazie Luigi. Il sentimento è un po' così, quello che abbiamo ascoltato, Renato, è un modo anche per decolpevolizzare. È che c'è un soggetto dalle due, i parametri dell'equazione, cioè De Laurentiis, Insigne, ce n'è uno che sono da anni che si comporta in un certo modo, insomma, da fare stizzire i tifosi come il signore che ha chiamato adesso. Luigi. Però non è che Insigne sente da colpe, ripeto, chi ha visto quest'anno le trasmissioni lo sa, per me Insigne a gennaio è passato dalla parte del torto. Sorgnone sorride Enzo, perché secondo te? Che il riso abbonda sulla bocca di stupido, diciamo. No, ho riso. Sono un gentiluomo e non rispondo. No, non raccogli la provocazione. Giovanni, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera a tutti, faccio i complimenti alle sue donne. Grazie. E un complimento anche a Santa Croce, oggi con vestito, sta benissimo, complimenti a Santa Croce, stai bene? Questa sera... l'ho detto in pubblicità, perché ti amano più di Insigne, quello non mi crede. Perché questa sera ha voluto provare la sua veste romantica, Giovanni. Quindi l'ha completata pienamente. Bravo, vedi? Ti stai emozionando. Perché grazie. No, è un grande Santa Croce, un grande. È felice come bambini che ricevono un bel 10 a scuola, sì. No? È come Insigne. Meglio. Non ha mai preso un 10. Volevo dire una cosa. Prego, Giovanni. Allora, noi siamo una società pochissimo seria, cioè come società Calcio Napoli, perché vedo che una società che comincia il campionato, già comincia a parlare di contratto, mandiamo via questa, Insigne, eccetera, eccetera.
sono state fatte tante critiche su Insigne che non andava bene, non giocava. Un giocatore giustamente guarda la sua tasca, come fa il presidente del Napoli che guarda i suoi interessi. Oggi come oggi, che calcio è tutto un business economico, anche io giocatore, se a me mi offrono di guadagnare 3.000 euro al mese, me ne vado a guadagnare 3.000 euro al mese. Non facciamo tante ipotesi di dire che noi non ci andiamo alla maglietta del Napoli, siamo attaccati a Napoli, siamo tutti attaccati a Napoli, però un giocatore ha la carriera breve, se non guadagna oggi questi soldi, se il presidente del Napoli non è in grado di affrontare una società come il calcio Napoli, una piazza come Napoli, se ne può anche andare. Giovanni, è chiaro il sentimento, chi vuoi che ti risponda? Fabiano. Ma io voglio che mi risponda Renato. Va bene, una persona a caso, insomma, io pensavo volesse che rispondesse Fabiano. Va bene, risponderà Renato. Renato, era per te. Sì, praticamente. I complimenti per Fabiano. Ha diritto di andare a guadagnare assolutamente 10 milioni di euro. Io non gli dico questo. Io sto dicendo soltanto che se Insigne avesse avuto a cuore soltanto le sorti della squadra, accettava la... il contratto offerto da De Laurentiis. Altrimenti, quello che dissi tempo fa, quello che è mancato sono state le offerte di altre squadre. Se a Insigne fosse arrivato l'Inter a dire qua stanno 4 milioni, Insigne non andava a prendersene 10 al Toronto, andava a Milano con l'Inter perché gli piaceva stare ancora in Italia. Ma se va a Toronto è perché non ci sono altri acquirenti che gli hanno offerto il contratto della vita. Mi sente, ragazzi, Fabiano? Ieri a San Paolo si è visto l'addio al calcio di Insigne. Non abbiamo visto una festa perché va a Toronto. E siamo abbiamo visto una festa per l'addio al calcio. 4 milioni non andava all'Inter, in Italia no. Ragazzi, se Insigne avesse avuto un contratto di 1 milione più alto di quello di offerto da De Laurentiis per rimanere in Italia, Insigne sarebbe rimasto in Italia. Cioè lo stesso che aveva, quindi. Gli dovevano offrire lo stesso contratto. Arriva il Genoa, gli dà 5 milioni, quello va a Genoa. Purtroppo è terminato il tempo, avrei lasciato parlare tutti voi, però termina qui il momento dell'angolo del tifoso. Tante ancora i telespettatori che purtroppo non abbiamo potuto ricevere causa mancanza di tempo, che ci ritroveremo lunedì prossimo. Aspetta, un'ultima cosa, è finito il campionato. È come il Fini Fantozzi, mi lancia su se stesso. No, devo dirla questa cosa al signore che ha telefonato. Che Insigne, proprio perché fa bene ad andare a guadagnare 8 milioni di euro, non fare il finto e triste che parte, che sembra che ti stanno mettendo il mitra per parte i nostri social, senza cuore. Sono senza ancora cuore. Aperti i nostri social, contestate e insomma dite la vostra opinione appunto sulle pagine social. Su Instagram e Facebook. Ci ritroviamo lunedì prossimo con l'angolo del Supergol. Vi troverete Renato Cavallo, l'angolo del tifoso, chiedo scusa. Intanto andiamo da Gianluca Imparato perché è arrivato il momento di goderci il meglio del peggio. Esatto, io perché come ogni settimana è arrivato, come ben dicevi, il momento che tutti aspettiamo con tanta ansia, il momento del meglio del peggio. Vediamo, partiamo fortissimo anche questa settimana con la fuga per la vittoria di Theo Hernandez, che si fa tutto il campo da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, con la complicità della difesa dell'Atalanta un po' dormiente, e va a segnare così il gol del 2-0 contro l'Atalanta. Benissimo anche il gol dall'altra sponda di Milano, quella nera azzurra, ed è quello di Nicolò Barella che sblocca così il gol, la gara di Coppa Italia poi vinta contro la Juve. A proposito di gol belli, andiamo a vedere anche un gol molto bello, amatoriale stavolta, questo colpo dello scorpione così, no look di questo giovane protagonista. Bene ma non benissimo invece il Cicerito Hernandez, che riesce a sbagliare questo incredibile gol a porta vuota. Ma attenzione anche al prossimo autogol fantastico, lui va a rinviare direttamente sul naso del compagno di squadra che perde il naso e prende anche il gol. Lo rivediamo anche le play, eccolo qui. E poi attenzione alla peggiore perdita di tempo della storia, e così concludiamo. Lui finge un malore improvviso, si getta a terra, il medico sociale va a riprenderlo, lui si mette da solo sulla barella come se nulla fosse successo, attenzione al medico sociale che poi gli rovina anche addosso per perdere ancora più tempo, e così scatta la rissa. Ebbene, anche questa settimana il mio lavoro qui è finito, e vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata con lo spazio Social News di Supergol. A te Mario. Grazie a te Gianluca, ci rivediamo appunto settimana prossima con l'angolo spazio social da te curato, e io saluto naturalmente il nostro parterre perché finisce un'altra meravigliosa puntata di Supergol, e ringraziamo per questo Fabiano Santacroce. Grazie a te Mario, grazie a tutti. Grazie a Gianluca Monti. Grazie a voi, buonanotte. Grazie ad Enrica Covone. Grazie a Cogna Grillo. Grazie a voi. Franco Di Stasio, grazie. Grazie a tutti. Enzo Aiardi. Buonanotte. Grazie a Renato Cavallo. Buonanotte.
Hai visto che saluta? Ma la smetti? Grazie a Chiara Cerni. Chiara, e naturalmente grazie a voi pubblico, perché siete sempre fedeli ma soprattutto sempre più numerosi, ed è speciale Super Goal proprio perché siete voi a renderlo tale. Grazie davvero, buonanotte, ci ritroviamo lunedì prossimo, bacini Mario.